de delusión, ma ya basta la victoria, pues ya pago con su re. Un rigo voy en la curva, si mo signo es tu rigor, padre e figlio e puro nonno, già so pronto per cantare. Chi ci va sotto la lava, chi ci chiama Vodruno, con sto cuore di mio amore, rispondi ma da schiacciare. C'è gente, carina su momento, parla malamente, dica si la gente, fisciolo può capire, l'amore che ha cerato, sangue, sangue, sei subito ammiscata, ammira gelosia e fa parlare vagante, in mala lingua sai, ce ne stanno tanto, stati cagni non, mo dedica a te, ovvero non ci stanno, a Napoli si urre. Ben ritrovati a una nuova puntata di Tempo, una rubrica dedicata al settimanale, dedicata al Napoli e alle tematiche che il calcio italiano, in particolar modo la Serie A, offre di settimana in settimana. Allora, abbiamo un parterre ben nutrito, di qualità, ho tanti ospiti importanti, ognuno per il proprio settore, quindi comincio a salutare Roberta Di Rienzo, la quale poi dopo la mia collaboratrice per la trasmissione, la quale dopo mi ripasserà la linea, mi parlerò più o meno in modo vago di quello delle tematiche che tratteremo questa sera. Roberta, vogliamo cominciare a presentare gli ospiti? Allora, partiamo subito dalla nostra carissima Moni Alloggio, presentatrice di Positano News anche, e finalmente una donna, cerchiamo di essere sempre in più, oggi siamo in due, va bene. Roberta, ma che dici? Buonasera a tutti. Sì, lo so, abbiamo avuto delle donne. Allora, le quote rosa sono sempre presenti con me, Sì, sempre. Ma io mi sento sempre, io ne vorrei, non è che tutti quanti, insomma, mi fa piacere anche degli uomini, però io sono sempre felice quando c'è soprattutto una donna con un sorriso meraviglioso e smagliante come il suo, quindi grazie. Benvenuta Monia di nuovo tra noi. Grazie. Poi abbiamo, scendendo giù nel riquadro che vedete, il nostro amico Freddy, di quelli che è il Napoli, ex calciatore e tifosissimo del Napoli, ed è un, diciamo, uno che difende molto la... Chi è che tiene il doppio audio? No, chiudete. Ed è un difensore di Napoli, della napoletanità. Poi abbiamo nostro carissimo Zaccone, Maurizio Zaccone, scrittore, opinionista. Lui è, lo conoscete, non c'è bisogno di presentarlo, lo abbiamo ancora qui con noi, è stato veramente un piacere poterlo avere anche con tutti i suoi impegni, quindi benvenuto anche a te, Zaccone. Grazie. E il nostro Antonello Greco del Corriere Azzurro, di nuovo con noi, finalmente. Come stai? Tutto bene? Rodrigo, miglioriamo. Diciamo che migliori. Meno male. E poi abbiamo l'ultimo, io lo presento io, però so che ci tiene tantissimo Vincenzo a presentarlo lui, perché Vincenzo, posso presentare io il profeta o tu? No, allora il profeta è sacro, i profeti sono sacri, quindi non lo infatti so. Infatti lo abbiamo messo proprio giù, diciamo, a sostegno di noi, insomma, quasi ci sostiene. Allora il profeta questa settimana la affido nelle tue mani, presentalo tu. Dai. Allora presento neopapà, posso dirlo, neopapà certo, e profeta, Vincenzo Vitiello, Vincenzo Vitiello tra noi. Aspettiamo a fine serata un'ultima profezia, mi raccomando. Allora cominciamo, Vincenzo. No, mi stavo preoccupando perché ha detto Vincenzo Vitiello. No, tu hai detto papà, è successo un miracolo, ha costretto qui un figlio, mamma mia. ho detto Vincenzo, a te la parola, cominciamo con il nuovo, il tema bollente della settimana.
Allora, non è il tema bollente della settimana. I temi. Sono i temi, però sono più che altro sono delle considerazioni che ancora dobbiamo purtroppo rilevare. Una settimana, campionato di Serie A fermo, i media cosa fanno? I media cosa fanno? Sembra che in Italia il Napoli non stia in testa al campionato in solitudine e a punteggio pieno. I media si occupano della Juventus e fanno dibattiti televisivi oltre che sui giornali, c'è il toto scommesse se la Juventus rientrerà nel gruppo delle favorite per lo scudetto, e quindi si parla di Juve, ma continuamente, come se la Juventus, io sono aperto e lo dico schiettamente, non ho paura di nulla, e quindi lo dico apertamente, tanto lo dico nei limiti dell'educazione e della correttezza, come se la Juventus, gli italiani fossero, il calcio italiano fosse talmente legato a quello juventino che senza del calcio perderebbe, non venderebbe il prodotto, invece è esattamente l'inverso. Quello che non si vuole capire è che se in Italia continuerà a vincere sempre la Juventus, il prodotto italiano, che è ai minimi storici in termini di vendita, non lo acquisterà più nessuno, perché si annoieranno a vedere solo la Juventus. Allora sembra che in Italia il problema attuale è quello di si ansima di rivedere la Juventus recuperare a tutti i posti, ma io non mi preoccupo perché sto bene così, che si preoccupassero loro. Poi altro tema, le milanesi, insomma, per l'Inter potrebbe essere anche giusto, non c'è niente, perché l'Inter è campione d'Italia attuale, per cui ci sta, però insomma ci sta fino a quando ci sta dell'Inter, ci sta del Milan, che lo trovo una squadra molto competitiva e molto forte, ci sta benissimo, ci sta tutto. Un piccolo particolare però, ci sta pure il Napoli. E il Napoli non so se manterrà questo ritmo, questi risultati e questa, però attualmente, lo ripeto e passo la linea subito a Roberta, attualmente è primo in classifica, punteggio pieno, e del Napoli se ne parla più in Europa che in Italia. Roberta, a te la parola. Infatti, Vincenzo, del Napoli si parla, gli unici argomenti che riguardano il Napoli sono il contratto di Insigne, la vendita della società Calcio Napoli, gli ultra che non vengono allo stadio, insomma tutte cose tra virgolette un po' negative, anche con una nota negativa, quasi a distruggere un ambiente molto caricato in questo momento, molto carico, insomma, e fa specie proprio il fatto che comunque il Napoli è primo in classifica con un record, non così, insomma, tanto per, cioè 7 vittorie su 7 denotano veramente una forza, no? Una squadra forte, una squadra ben strutturata, con un allenatore che sa benissimo e ha saputo benissimo lavorare fino adesso, e quindi si cerca, la sensazione è che si cerca di distruggere un po' gli entusiasmi. Passo subito la parola a Monia, perché sì, la vedo molto... Un attimo. Sì. Roberta, io mi ero dimenticato di questo aspetto, perché tra le tante discussioni si continua a parlare del rinnovo contrattuale di Insigne, e si dicono anche, tra l'altro, si dicono anche bagianate, perché insomma la Gazzetta molto, dello Sport ha dato il suo colpo di grazia, insomma, E si dicono bagianate, perché dopo ne parleremo magari. Si parla che degli interessi verso Koulibaly, verso Osimhen, certo. Manolas, e poi però voglio essere Maurizio, puoi ritornare per favore orizzontale. Maurizio, così ti vediamo un po'. Già la tematica Maurizio la sta entusiasmando. Maurizio, Allora, specialmente sul rinnovo di Insigne, ci stanno giocando e come? Allora, passiamo la linea a Monia Loggio, dai. E poi dopo Monia farla girare il Monia, il Napoli è prima in classifica, ma tutti vogliono scappare, come mai?
Su questo ho fondato una porta aperta, una questione proprio che va anche al di là del calcio, no? Quando si parla di Napoli in generale non si parla mai della bellezza di Napoli qua in Italia. Napoli viene apprezzata sempre molto dagli stranieri all'estero, mentre gli italiani la considerano sempre come bustinella, la pizza, il mandolino e queste cose qua, quindi non si viene mai esaltato, diciamo, in loco. E la stessa cosa è anche il calcio, tutto da sempre, anche da quando c'era Sarri. Sì, Sarri il buon gioco, il gioco straordinario, faceva divertire tutti, però io sono sempre convinta che a gran parte degli italiani stesse fastidio. No, anche Allegri, ricordo il circo non è una cosa simpatica, no? Di stare parlando di questo meraviglioso calcio che era il Napoli. Quindi è una questione molto, molto antica, non risale da adesso, ecco. E adesso comunque il Napoli è lì, si cerca di finire, quindi va a vedere quello che può essere un motivo di sbatti, no? Quindi in questo caso Insigne, siccome il Napoli sta pensando nel momento, si vede se Insigne non è ancora ritrovato, quindi è un problema, si parla di questo futuro, magari tutto lontano da Napoli. Tra l'altro, scusami se ti interrompo, hanno addebitato ad Insigne la preoccupazione del contratto per cui lui ha giocato maluccio in nazionale e col Napoli, cosa non vera assolutamente è stato uno dei protagonisti in nazionale, voglio dire, ma maluccio, anche quando gioca maluccio penso che mantenga sempre la sufficienza, non vada mai al di sotto. Esatto. E quindi si cerca di finire questo ragazzo. A me piacerebbe tantissimo che veramente si riuscisse a trovare un accordo abbastanza velocemente tra la società e Lorenzo, appunto, in modo da mettere a tacere alcune voci che danno fastidio, che poi magari se ne passeranno ad altri, però almeno per questa potremmo avere un po' di tranquillità. Anche perché personalmente in questo momento anche io non mi sento tranquilla, mi dispiacerebbe molto che sia andato, ovviamente. Sì, infatti ieri sera sentendo la radio ho sentito addirittura una trasmissione campana per radio dove insomma si facevano una specie di sondaggio su se i tifosi volevano il rinnovo di Insigne o meno. Ah, cioè, ma che domanda è questa? Un tifoso può mai non volere il rinnovo del suo capitano, tra l'altro campione d'Europa, e in un momento di grazia esagerata? Non lo so se è normale da parte della stampa locale fare certi tipi di sondaggio in radio, una radio napoletana ufficiale del Napoli. Maurizio, cosa ne pensi? Riguardo il sondaggio. Vabbè, il sondaggio era tanto per, insomma, per specificare come si sta proprio costruendo e ricamando su questa faccenda. Cioè, Maurizio, io volevo sintetizzare con due parole quello che ha detto Roberta. Quello che succede per Napoli città sta succedendo adesso anche per Napoli calcio. Non esiste, il Napoli calcio non esiste, esistono altre problematiche, altre realtà però. Allora, per quanto riguarda l'attenzione, o meglio la disattenzione della stampa e dei media nazionali nei confronti del Napoli, è un qualcosa alla quale siamo discretamente abituati nel tempo. Trova ragione in logiche di tipo commerciale. La tifoseria napoletana è numericamente minore e inferiore rispetto a quelle delle milanesi e della Juventus. In altre convinzioni radicate nel tempo, la stampa è prevalentemente del nord, ha sedi al nord, quindi ci sono anche dinamiche di questo tipo. Su Insigne purtroppo ce la tiriamo molto anche noi, perché la nostra tifoseria è troppo amaramente spattata su quello che dovrebbe, secondo me, un gioiello da custodire, preservare e tenerci caro, ma purtroppo abbiamo reso questo periodo di Insigne difficile, perché ci siamo divisi sulla valutazione del giocatore. Io appartengo ovviamente alla serie di quelli che l'ha difeso sempre, senza sé e senza ma. E la questione rinnovo, che è una di quelle faccende da gossip sulle quali ricama la stampa in generale, stabilizza il nostro ambiente. Ho questo ritorno audio, non so se l'avete anche voi. Sì, pure io, però io sono tutto staccato. No, per favore, allora ricordatevi che di tenere tutte le pagine web, dovete togliere tutte le pagine web, Facebook, e poi se resta
chiudete il microfono e lo aprite quando dovete parlare, perché altrimenti si sente, ma non tanto, anche perché io tra l'altro mi sono dimenticato di dirlo in presentazione, quindi approfitto per dirlo anche per dirlo ora. Questa trasmissione andrà in differita domani, alle ore 21:15 sul digitale terrestre TV Nuvola, canale 859. Però io vedo che resta questo ritorno, quindi non so. Chiudete il microfono. Chiudete Facebook. Ecco, ora va bene. Qualcuno, il colpevole ha spento il microfono, chiunque esso sia. Comunque volevo terminare, però riguardo a questo clima dobbiamo anche essere onesti. Noi, c'è un'aura di disincanto che attraversa la piazza per una serie di motivi. Da dove veniamo? Veniamo da una pazza per la Champions regalata alla Juventus con Napoli in una che brucia ancora. Vediamo da un'assenza totale di dialogo della società con la tifoseria e in che ha iniettato una sensazione di fastidio, perché tu a volte alle televisioni in campo ti appaghi e ti riprendi con dichiarazioni di intenti. In realtà noi abbiamo questo tentativo di riportare il tifoso sempre alla figura degli spettatori, a caricare di accezione negativa la volontà di sognare. È assurdo sperare in un acquisto durante il mercato, perché se speri in un acquisto di uno che non sa fare i conti, che non hai capito il bilancio, che non hai capito la crisi, quando da che mondo è mondo, è normale che un tifoso sogni l'acquisto di qualche calciatore, rimportarsi della rosa. Mi sembra, a volte penso, dico, ma 30 anni fa, se tutto questo mondo, questa dialettica del tipo si fosse proiettata 30 anni fa, con l'acquisto di Maradona sarebbero insorti tanti a dire, ma cosa ci stiamo, il fallimento, non si può comprare un giocatore di Maradona, i miliardi, non ce li possiamo mettere, ci fate di Maradona. Cioè, non credo che succedeva questo. Le caratteristiche, la carta d'identità di un tifoso è fatta di questo, di sogno, di speranza. Però noi veniamo da quest'aura di disincanto, perché francamente un mercato apatico sia nelle intenzioni che nei fatti, perché aspettavamo ruoli che poi non sono stati coperti, il quinto posto che brucia ancora e tutto questo. Veniamo, comincia il campionato, ci troviamo questa partenza, 7 vittorie su 7, quasi abbiamo paura di crederci. Allora cominciamo a mettere, come si vuol dire, le mani avanti. E vabbè, viene la Coppa d'Africa, e Maspallone, il girone di ritorno di solito fa meno che nel girone d'andata, e le cavallette, e via dicendo. Cerchiamo di proteggerci dalla paura di volare in alto per timore del tonfo. Io francamente questo lo capisco perfettamente, sono gli anticorpi che ti crei per evitare di farti male. Fin quando è questo che ci impedisce di spiccare il volo, è un discorso. Se però io devo essere morigerato e calmo per assecondare chi mi vuole pacato, chi mi vuole poco pretenzioso, chi mi vuole spettatore piuttosto che tifoso, e allora no. A costo di apparire retorico, a me piace perdere da napoletano piuttosto che vincere da italiano. Lo dico anche se può apparire retorica come cosa, però a me piace il modo di intendere il tipo di questa piazza. Mi ci identifico perfettamente, mi piace l'idea che da 100 anni si sogna uno scudetto che per 70 anni non era mai venuto e adesso lo teniamo nella memoria al Mesozoico, nonostante lo sogniamo sempre. Mi piace quest'idea, questo DNA di questo popolo, quindi francamente essere ridotto al rango di tifoso spettatore che deve stare lì buono in curva senza fare, non devi protestare, non devi chiedere il calciatore, non devi chiedere, no, lasciatemi il tempo di riprendere dalle ferite dell'anno scorso e di crederci giusto un pizzico in più, e io starò a sognare l'impossibile senza limiti e senza freni. E mi taccio perché posso parlare troppo. No, allora io volevo dire a Roberta, purtroppo vengono da te i rumori, cioè, ho chiuso tutto. Aspetta un attimo, provo a chiudere l'antenna. Ora si sente bene, comunque non c'è ritorno. Poi se mai ma io ho tutto chiuso. Va bene, colpa tua, basta. Va bene, Roberta allora lo dico alla milanese, che pensi mi? Cioè pensi io? No, io parlo solo napoletano. Basta. Vabbè, allora facciamo parlare Antonello Greco, no? Antonello, cosa ne pensi di questo ambiente intorno al Napoli, di disinteresse, di poco interesse, questo snobismo nei nostri confronti?
Allora, Roberto, intanto ho trovato la manopola qui sopra del volume dell'audio, dell'immagine, ma non c'è la manopola per regolare il sorriso di Monia, che così si distorce l'immagine. Vabbè, seriamente, volevo fare gli auguri a Walter per la figliola, seriamente, sono cose importanti e bellissime. Detto questo, ragazzi, io vi dico francamente, a parte il fatto che devo fare il solito discorso, purtroppo i media nazionali Napoli c'è un rapporto che è pizza e pulcinella fondamentalmente, no? Quando si gioca seriamente poi si rischia di scottarsi su questi argomenti qua, perché Maurizio, insomma, l'incipit che ha fatto è perfetto. Il momento che al nord abbiamo Milan, Inter e Juve, sommate un po' tutti i tifosi e vedete che cosa conviene scrivere sul giornale per venderlo. Ok, detto questo, Insigne, allora si sta avvicinando il mese di gennaio, basta una telefonata, come sapete, una mail certificata per una squadra che lo vuole contattare, lo fa sapere alla società e possono partire le trattative. È ovvio che alla luce anche dell'europeo che ha fatto e di come sta giocando Insigne, e De Laurentiis non se lo può far sfuggire senza fare un tentativo, ma io sono dell'idea che De Laurentiis non farebbe salti mortali per trattenerlo a tutti i costi. Il punto è questo: anche Lorenzo si sta guardando intorno. Se dicono che l'Inter si è interessata a Lorenzo e che ha avuto una proposta di 6 milioni alla firma, oltre ad avere circa 6 milioni all'anno, tra 5 e 6 milioni mettiamo all'anno di contratto, è verità, c'è qualcosa, e c'è qualcosa che probabilmente si muove anche dall'estero. Ecco perché De Laurentiis ha dovuto incominciare a imbastire una proposta. Se le cose dovessero andar bene, man mano che andiamo avanti nel campionato, sarà contento Spalletti, che avrà più tempo per cucire con De Laurentiis questa situazione e dare una via libera definitiva, che con i soldi della Champions che arriverebbero a fine di questo campionato in caso di piazzamento utile, si potrebbe anche immaginare tranquillamente di accontentare maggiormente Lorenzo, che, tenete presente, batterà specialmente sui diritti d'immagine. Detto questo, non mi dispiace neanche che i media nazionali in questa fase non parlino del Napoli, perché noi siamo abituati a volare e entusiasmarci con niente, e il fatto di stare buoni, tranquilli, non essere sotto la lente in questo momento, è qualcosa che fa bene alla città, ai tifosi che non si scaldano di più, tanto più ai giocatori che non sentono la pressione generale. Quindi io penso che stiamo vivendo una condizione idilliaca sotto questo punto di vista. È anche questo il punto. Meno parlano di lui, meglio è. Perché poi se questo è no, ma in realtà loro parlano. Quando parlano per farti perdere, Walter. Quando parlano per farti perdere. Ma in realtà loro parlano, stanno parlando delle cessioni di Koulibaly, delle cessioni. Cioè, però, non è che non stanno parlando. Scusate. Se no non ci capiamo. Sì. Anche io sono d'accordo con potrei e sono d'accordo con Antonello che è meglio in silenzio procedere, perché procedere in silenzio chiaramente senza destare senza polverone, alzare polveroni, possiamo fare qualcosa, è vero. Però a questo punto dovrebbero tacere totalmente, caro Antonello, perché a me non mi va giù che si parla di Juve che ritorna, deve a momenti, Napoli venduto, ma, il Napoli verrà venduto. Non mi piace che si parla sui giornali, sui maggiori quotidiani nazionali e sportivi nazionali e in televisione, che si parla di Juventus che ritornerà, attenzione, che ritornerà presto, va bene. Di Milan, di Inter, e quando si parla di Napoli invece si parla, come ha detto Roberta, attenzione perché Insigne non rinnova, attenzione perché Osimhen è richiesto da quella squadra, attenzione che Koulibaly lascerà il Napoli il prossimo anno. No, allora o parliamo o si parla tutti di una stessa roba, oppure non si parla assolutamente. Quindi, cioè, non si possono mischiare le due cose e scegliere tra le due cose. Parliamo del valore della Juve, del Milan e dell'Inter, e parliamo del mercato del Napoli. No, non ci sto, capisci? Quindi,
Ormai sono pienamente d'accordo su quello che hai detto, perché io, anche a me piace fare le cose in silenzio, non passare così, perché se abbiamo non essere messi sulla griglia di partenza ci ha sempre portato bene, questo è vero, ma non è questo il punto. Roberta, mi piacerebbe, no, cioè non mi piacerebbe, accetterei ben volentieri che si dicesse anche per me, un opinionista, per me la Juventus è favorita, poi viene il Milan, l'Inter è il quarto posto in Napoli, ok, è un parere, ma non mi sta bene fare delle trattazioni, delle diciamoci di andare nello specifico per quanto riguarda il campionato di Serie A e dimenticare il Napoli, mentre poi si passa al calciomercato e contro il Napoli si dicono tante cose. Tra l'altro Insigne, e chiudo e passo la parola, sembra, Antonello, che ci sia da parte del almeno il procuratore ha svelato che non è forse tanto legato ai diritti d'immagine, ma è legato a un bonus di un bonus. No, allora il bonus è una pretesa, la carta da giocare per potersi avvicinare, perché guarda, io non credo che De Laurentiis dia 6-7 milioni alla firma di Insigne, conoscendo il personaggio. Però la carta da giocarsi per poter avvicinare le due parti potrebbe essere la cessione di una parte dei diritti d'immagine. D'altronde Lorenzo ha 30 anni fatti, ma nei 31 gli rimarrebbero un paio d'anni, 2-3 anni. Diciamo, l'ultima offerta di De Laurentiis, ed erano d'accordo su tutto, mancava il bonus finale, era di 4,5 milioni l'anno per 5 anni. Ecco, e c'era l'accordo su questa base. Quello e che poi usciti 7 milioni. Io, se fossi stato il procuratore di Insigne, gli avrei detto vai a firmare immediatamente. E invece sono usciti 7 milioni. Esatto, guarda un po'. Esatto. Perché? Perché c'è l'Inter dietro che li affetti, ma lo offrirebbe qualunque altra squadra di un certo livello. Lui vuole capitalizzare. Quale amore per la maglia, ragazzi? No, ma quale amore per la maglia? Non ci giocheresti al posto di Insigne per 4 milioni all'anno nel Napoli, Vincenzo? Domanda secca, sì o no? No, allora, io per 2 milioni ci giocherei. Cannavaro per 2 milioni sarebbe venuto a giocare a Napoli. Io non li capisco tutti questi soldi, ma che se ne andranno a fa? Ma che vogliono i soldi? Andatevene a giocare altrove. Se volete la maglia, l'amore, ha un prezzo tutto questo. E allora ci sta anche che quel rialzo che ha fatto l'ultima volta che si sono sentiti, pure allo stadio probabilmente, eccetera, eccetera, non ci fosse stato, perché è stato un rialzo che non è piaciuto al presidente. Si sta però scusami Antonello, scusami, ma perché ci sono giocatori... Ci sono giocatori come Bernardeschi, Berardi e compagnia cantando che possono avanzare pretese ed essere poi giustificati, e non può uno come Insigne che se lo merita, cioè che perché se ne sono dei mercenari, perché sono mercenari. Sono dei professionisti. No, tu li chiami professionisti, per me sono mercenari. Allora, quello che ha fatto Don Luma non è professionismo, allora, è mercenariato. Perché a Parigi non gioco neanche. I primi mercenari sono anche i presidenti, chiunque, anche i procuratori sono dei mercenari. Tutti mercenari sono tutti mercenari. Ma anche i giornalisti, vabbè, vediamo, anche i giornalisti lo sono. Dove sta l'amore? L'amore dove sta? Fammi capire l'amore dove sta. Ma perché dove sta l'amore di certi giornalisti campani che non fanno altro che mettere il dito nella piaga e invece di mettere in luce? Vogliamo parlare della televisione? Vogliamo parlare della televisione? Parliamo di Insigne, parliamo dell'amore che ha verso la città, parliamo che c'è una bella maglietta che gli sta bene addosso, che può rinnovare anche con mezzo milione in meno. Ma perché può rinnovare anche con mezzo milione in meno? Ma perché questo è il mio parere. Sì, scusate, ma perché lui deve fare beneficenza a De Laurentiis? Perché deve essere lui a fare brava, perché De Laurentiis deve fare beneficenza? Lo può pure mandare a un'altra fase, lo vedi, vai via e se ne prende un'altra. E allora è De Laurentiis il mercenario, scusami. Ah? No, certo che è mercenario, te lo sto dicendo. Vabbè, te lo sto dicendo. Ma ci stanno ancora i tifosi che si ammuccano l'amore. L'amore è quello che viviamo, la passione intima. Poi tutto quello che c'è nel gioco del calcio è mercenariato. Mercenariato. Ma guarda quello che sta facendo chi va bene, ok, andiamo avanti e dopo magari proseguiamo. Volevo sentire Freddy, perché Freddy anche lui è uno che difende molto, come si dice, la maglia, l'amore, l'appartenenza. Freddy.
Allora, innanzitutto mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo bene. Ok, buonasera a tutti, non ho salutato prima. Fai quell'operazione, Roberta, perché devo chiudere il tuo microfono, perché da te viene quel disturbo. Vai, Freddy. Allora, ripeto, volevo salutare tutti, grazie per l'invito, un abbraccio particolare al mio amico Maurizio, e ci vediamo presto, Maurizio, a Napoli. Io veramente non avrei voluto parlare di Insigne, perché queste sono cose che spettano a lui, al suo procuratore, al presidente, però visto che ci siamo, io sono stato purtroppo o per fortuna un calciatore, ho giocato anche da professionista. Non si tratta né di mercenariato né di professionismo, quando un giocatore merita e vede gli altri che sono al suo stesso livello, forse più basso, guadagnare di più. Sdoganiamola questa cosa che è l'amore della maglia della sua città. Lui secondo me ha già dato tanto al Napoli anche a livello economico, perché poteva guadagnare di più in qualsiasi altra squadra. Adesso vedremo quello che succede a gennaio, a febbraio, quando succederà. La cosa che appunto, questa mi dispiace parlare di Insigne, perché neanche a farlo apposta, oggi sono stato invitato per questa trasmissione e proprio neanche a farlo apposta stamattina ho avuto via messaggio il giornale Il Corriere dello Sport, edizione nazionale. Solamente in 18ª pagina si parlava del Napoli, mentre nella pagina 8-9 si parlava di Insigne, del procuratore, si parlava della Coppa d'Africa, di cose che, come ha specificato bene Maurizio, e lui lo sa, noi siamo, anche Roberta, siamo sulla stessa lunghezza d'onda, si parla di Napoli solo per incasinare un attimino il cuore, diciamo, ingenuo del tifoso, che magari questi discorsi li vuole sentire, ma Insigne non sarebbe contento di giocare a Napoli pure per 2 milioni, ma ho capito, anch'io sarei contento, ma il fatto è che io non li guadagno 2 milioni, io guadagno 2.000 euro, è chiaro che giocherei per 2 milioni al Napoli, però nel mio stesso ambiente, se mi dessero il doppio di quello che guadagno, io andrei volentieri. Cioè, parliamoci chiaro, ormai il calcio è diventato Ragazzi, così. Scusami, Freddy, qualcosa. Allora, se mi dovete coglionare, mi coglionate pure, io lo accetto. Però, quando io dico 2 milioni, ho fatto un esempio, perché no, io ho portato l'esempio primario a 3,5 e 4, e c'è una cifra che poi tu ritieni che lui meriti. Scusami Antonello, io non voglio parlare di cifre, e i 2 milioni che hai detto te è un esempio. Ma quello che dici te lo dicono migliaia e migliaia di tifosi, per la qualcosa non mi trova d'accordo. Queste sono cose private che spettano a una cosa molto delicata che si chiama trattativa. E la trattativa presuppone tutta una serie di cose, di componenti, che vanno messe in quella scatola e poi se uno accetta, accetta, si stringe la mano e va avanti così. È una cosa che non dobbiamo parlare noi a Napoli. Noi a Napoli, io posso fare una metafora, spero che la dica bene e che venga anche capita. Il Napoli è arrivato alla fine di questo primo miniciclo, primo in classifica con 7 vittorie su 7. Io mi aspettavo di godermi questi 15 giorni da primo in classifica. Invece mi sono trovato come nel periodo delle ferie, che esco da casa e mi arriva un temporale, una pioggia. Cioè, non me la sto godendo questa cosa, perché si parla di Coppa d'Africa. Se non mi sbaglio è il 2022. O è la settimana prossima? 2022. Freddy, stai dicendo esattamente il modo migliore, magari, ma quello che il mio pensiero. Ma Vincenzo, io non ho dubbi, lo pensi tu, lo pensano altre migliaia di persone così, però ci sono anche persone che non la pensano così. Questo è un parere che noi diciamo spassionatamente tra gli amici. Sono cose che appartengono a qualcosa che deve venire. Spalletti troverà la quadra, riproverà Malqui, riproverà Juan Jesus, riproverà Demme, Lobotka, che ne sai, che magari. Sono tutte cose che saranno al di là da venire. Oggi ci dobbiamo solamente godere il Napoli primo in classifica. Ovviamente anche io, come tutti voi, auspico sempre viaggiare con le luci spente, no? Con pochi fari puntati sul Napoli. E qui poi subentra il discorso che io ho sempre amato dire, il discorso della mentalità. Perché gli allenatori e gli ex calciatori dicono sempre che a vincere sono sempre gli stessi? Perché sono in un ambiente, compreso tifosi, sono in una società
che lavora per far vincere con competenze, con figure professionali importanti. Noi purtroppo a Napoli siamo carenti a livello societario. Non c'è, che ne so, una figura che faccia da tramite tra società e calciatori che dia quella grinta, quello stimolo necessario, quella cosa da campo, quella garra, no? Che noi vediamo anche in Zanetti o per dire un Maldini. Queste cose, perché noi dobbiamo poi sempre parlare di Inter, Milan e Juve? Perché loro ce l'hanno, loro costruiscono tutto per far sì che vincano e perciò ci snobbano, perché vedono che noi siamo carenti. Noi vinciamo 7 partite, siamo i migliori del mondo, vorremmo i titoli in prima pagina. Queste cose qua non fanno parte di una mentalità vincente, di un ambiente vincente. Noi dobbiamo lavorare a testa bassa. I giocatori, mi dispiace citare Mario Rui, mi dispiace, perché è bravo e si applica, però la faccia da scocciato, la faccia che quando si sbaglia qualcosa non mi piace in mezzo al campo. Io voglio che fanno tutti come Insigne, che si applaudiscano, che si diano una mano, che corrano anche per il compagno e sia un incitamento continuo, perché i dettami tattici della squadra di Spalletti, no? Del team tecnico, venga recepito e venga attuato sul campo per 98 minuti, non 95, 98, perché quando finisce la partita devono ancora pensare se hanno fatto bene tutto quello che gli hanno detto prima nella preparazione. Quella è mentalità. Partiamo dal gruppo squadra, che finora sembra che ci sia, perché abbiamo anche parlato prima, no? Del primato del Napoli. Ma come? Il Napoli non ha avuto partite facili. Il Napoli ha dovuto rimontare, il Napoli ha dovuto sudare, il Napoli ha dovuto far fondo a tutta quella carica anche, diciamo, emotiva che ogni calciatore si porta appresso. E hanno fatto gruppo, per fortuna tutti dicono che sono diventati amici, il caso di Anguissà, dice, tutti dicono, i giocatori, non noi tifosi o dell'ambiente, tutti dicono che Anguissà quando è entrato sembrava uno che fosse leader con loro da anni. Questa è la cosa bella, bisogna fare gruppo squadra, poi man mano vedrete che andremo poi tutti dietro a loro. Fred, io su quello che hai detto sono fiducioso, perché il gruppo squadra c'è, vedo che mai come quest'anno sono uniti, Spalletti ha dato un qualcosa in più per creare questa alchimia, per creare il gruppo squadra, credo che quest'anno sotto questo aspetto qui siamo a posto, non ci sono problemi, ma io voglio fare un esempio, l'abbiamo fatto non so in quale trasmissione, mi sembra l'altra volta, ma ti ricordi mai che per una rimessa a due minuti dalla fine dell'incontro, nel recupero, per una rimessa conquistata, Di Lorenzo e Politano si abbracciano e fanno festa? Cioè, come nell'ultima partita è accaduto, ma questo è sinonimo, secondo me, di gruppo, è sinonimo di volontà di impegnarsi, volontà, quell'attaccamento che non è stato visto nell'anno scorso né negli altri anni. Comunque, e poi passiamo la linea a Walter, tu hai sintetizzato con una parola quel mio pensiero, invece sei stato ancora più una, cioè aprire il Corriere dello Sport e leggere del Napoli in ottava pagina, mentre ti sei letto per sette pagine il magnificare squadre come, giustamente, Vincenzo, 18ª pagina, esatto, 18ª. Esatto, mentre ti sei letto per 17 pagine, perché l'ho letto anch'io, il magnificare Juventus, Milan, Inter, che per come è stato detto meritano, evidentemente hanno acquisito sul campo questo trattamento, evidentemente, dico, metto un punto di domanda. Però poi, dopo che hai letto questa magnificare per 17, vai a Napoli, cosa leggi? Attenzione, attenzione, che il Napoli può perdere, dico, non a caso, Koulibaly, c'è quella squadra dietro Osimhen, c'è Insigne, se Insigne non rinnoverà, questo significa mettere in allarme i tifosi del Napoli, se Insigne non rinnoverà con Napoli, per il Napoli sarà una grande perdita. Ma io non ci sto a questo gioco, io ci sto se parliamo con coerenza di tutte le squadre. Vogliamo parlare di mercato, ne parliamo per tutte le squadre, vogliamo parlare di meriti, parliamo di meriti per tutte le squadre.
Non so se mi sono spiegato. Posso aggiungere una cosa? Io ho letto anche che si è messo in mezzo di nuovo ancora l'ammutinamento e le multe. Cioè, non è questo il momento di parlare anche di queste cose. Roberta, insomma, questa è un'altra motivazione che in un certo senso ha arenato la trattativa. Scusatemi un attimo. Però scusami, Roberta, in questo caso le hanno mandate, però queste multe. La colpa non è tanto di chi ne ha mandate. Ma penso che sia la macchina della giustizia. Aspetta, Roberta. Non è colpa certo dei giornalisti se solo oggi arriva la lettera dell'avvocato a Maksimovic e Allan. È un fatto, il giornalista ha il dovere di cronaca, non è che mo dobbiamo tapparci la bocca, no, non è successo, è successo, è un fatto che De Laurentiis ha portato Allan e Maksimovic in tribunale, è successo adesso, lo dico adesso. Se succedeva giusto, sì, questo ma... sicuramente, quindi, cioè, ma che questa... si dica poi arriveranno no, anche ad... ed è chiaro che arriveranno, no? Beh, hanno fatto anche i nomi, hanno fatto anche i nomi, Walter hanno fatto i nomi, credimi, se posso, ragazzi, però allora, noi sentiamo, no, io ti volevo dire, non ti volevo, no, te la passo subito, David. Hanno fatto i nomi, hanno messo in allarme la piazza napoletana dicendo che Insigne sarà, perché Insigne sarà convocato e sarà il primo ad essere convocato. Vince, però perdona, i napoletani non sono fissi, almeno io credo. Noi sembriamo tanti tafazzi, ve lo ricordate il personaggio che faceva un altro Giovanni Giacomo? Tafazzi, ok. Ci mettiamo a fare polemiche su queste cose. È chiaro che Koulibaly e Osimhen possano interessare a tutte le squadre del mondo, sono giocatori fortissimi. Io sono orgoglioso quando mi parlano di Manchester, di Juve, di Milan, di Real Madrid, di Paris Saint-Germain, che vogliono i nostri giocatori, perché vuol dire che abbiamo i migliori. Per farvi un esempio, si parla negli ultimi 3 giorni a Milano, sponda Inter, di Newcastle interessati a De Vrij, a Skriniar, a Barella, a Brozovic, ma gli interisti non è che si mettono a piangere, ah, perché hanno scritto? Si parla perché non hanno De Laurentiis presidente. Si parla del contratto di Kessié, così come si parla del contratto di Insigne, è la normalità delle cose. Il giornalista deve fare cronaca in questo momento che non c'è calcio giocato, la cronaca è questa, si parla dei rinnovi di contratti, è chiaro che è arrivato un ciclone, il Newcastle è stato acquistato dal governo dell'Arabia Saudita, sono tra i più ricchi al mondo, ed è chiaro che faranno investimenti ed è chiaro che si fa carta e penna, chi possono comprare? Possono comprare Osimhen, Koulibaly, Barella, Brozovic, ma non ci dobbiamo mettere a piangere. Perché noi siamo primi in classifica. Queste parole non cambiano i fatti, non cambiano il fatto che il Napoli ha vinto 7 partite, non cambiano il fatto che il Napoli vincerà contro il Torino, non cambiano, sono chiacchiere, le chiacchiere ci sono sempre. Quindi hai dato già la profezia. Cioè io a volte vedo hai che dato già la profezia. Ci dobbiamo creare dei problemi inutili, problemi su cose che non esistono. Per quanto riguarda il contratto di Insigne, c'è una società che deve far quadrare i conti, piaccia o no. Purtroppo il Napoli ha una proprietà non ricchissima, il problema è quello. Nel momento in cui una proprietà non ricchissima offre a un giocatore in scadenza, che per quanto possa essere bandiera, capitano, del posto, tutto quello che vogliamo noi, ma offre un quinquennale a 4,6 milioni di euro netti a stagione, io non sono un genio in matematica, ma dovrebbero essere circa 23-24 milioni di euro su per giù netti, l'offerta è quella che è. Quello ti posso dare, quello ti do. Chiaramente, giustamente, Lorenzo dal canto suo farà le sue valutazioni, se arriva il Newcastle, se arriva l'Arsenal, che gliene danno 8, lui sarà professionista fino a fine anno, vincerà lo scudetto con il Napoli, ci stringerà la mano e poi se ne andrà a giocare. Ma perché ci dobbiamo mettere a piangere? Cioè, il calcio è questo. Cioè, io sento parlare di amore, mercenario. No, il calcio è questo. Se io che guadagno 1.700 euro in un'azienda, domani mattina ho un'offerta da 3.400 euro, ma perché devo restare dove sto? Con ma tutto il cuore del mondo, sono 25 anni che sto nella stessa azienda, ma mi piglio i soldi e me ne vado, ragazzi, perché funziona così nel mondo, nella vita funziona così. Ma l'altro, Walter, se ti chiedono il trasferimento a Milano, allora tu magari parli con la tua azienda e dici, senti, a Milano non ci voglio andare, ma magari se da 1.700 mi porti a 2.000, io magari lascio... Però, cioè,
sono dinamiche metodologiche, anche la trattativa è appena partita, non credo che sia conclusa, perché è appena partita. No, io credo che non sia mai stata, perché il Napoli non ha voluto trattare. C'è stato un appuntamento in settimana, chiaramente Lorenzo avrà avanzato la sua richiesta, il Napoli avrà avanzato la sua proposta. Ora c'è distanza? Probabilmente sì. Questa distanza è colmabile? Potrebbe anche essere colmata da che cosa? Il Napoli ha altri contratti scadenza nel 2022, ossia quello di Mertens, quello di Ospina, quello di Malquini. Ma purtroppo il futuro del calcio saranno le scadenze dei contratti, perché i procuratori spingono per portare i giocatori in scadenza per prendere i soldi alla firma del contratto. Ragazzi, purtroppo il calcio sta andando... Noi ringraziamo allora, io di questo quindi sì. scusami Vince, un attimo e termino. Può anche darsi che magari il Napoli con largo anticipo possa trovarsi nelle prime quattro posizioni, va a togliere dei contratti pesanti come quelli di Mertens, come quelli di Ospina, e possa avvicinare leggermente le richieste di Insigne e si mettono d'accordo. Ragazzi, Goulam, infatti, scusami, ho dimenticato Goulam, che comunque guadagna 2,4, quindi è chiaro che non dobbiamo metterci la croce e metterci a piangere adesso. Adesso ci dobbiamo occupare della partita di domenica, dobbiamo battere Juric che... Ne parleremo. Scusatemi, no, Vincenzo, volevo rispondere solo a Walter su questo, una postilla. Sì. Quindi purtroppo non si piange in generale per Insigne, per chi si teme che Insigne vada via da Napoli, chi critica questa decisione, non parlo di chi come me la relega dinamica del tutto naturale, normale. Tra l'altro, dove non ci perdo niente, perché Insigne è un ottimo giocatore, non è Messi, nel momento in cui avrà un'offerta superiore a quello che può dare il Napoli, se ne andrà e noi ne compreremo un altro. Il cartellino è stato super ammortizzato i primi due mesi di Insigne per da Napoli. Se noi siamo sopravvissuti all'addio di Maradona. No, un attimo. Fatemi finire la frase, vi prego. Oltre a sopravvivere a questa dinamica, qualora il Napoli invece abbia convenienza a tenere Insigne, farà un'offerta, è caduto il cellulare, e quindi ripeto, dinamica del tutto naturale. Noi tifosi napoletani in varie fasi delle nostre stagioni ci siamo sentiti legati al campione di turno, sempre col timore che ce lo strappassero via. Siamo sentiti un po' Cavani dipendenti, un po' Higuain dipendenti, perché ci sentivamo come quelli che non ci voleva nessuno, chi veniva qua era solo una piazza transitoria per andare in piazze più importanti, e quindi abbiamo anche dovuto ascoltare telenovele come quella di Cavani, che mentre andava via l'ho telefonato, gli ho pareggiato l'offerta di 8 milioni, ma lui non ha voluto accettare. Cioè questa favola che raccontò De Laurentiis di Cavani che scappava via, in realtà arricchì le casse del Napoli e permise anche a noi societari, a noi tifosi, di comprare Mertens, Cagliarone, esattamente, quindi un'operazione del tutto logica. Si critica Insigne perché si vuole criticare Insigne, il giocatore, l'uomo che sta sulle palle a troppi tifosi del Napoli, perché è napoletano, perché non è acculturato, perché ha la faccia arrogante del tipo che ci è antipatico. Questa è una sindrome tutta nostra. Si critica Insigne perché è antipatico. Si critica Insigne perché è napoletano. Perché non si fa, si è fatto sto caso con Mertens? Perché non Mertens ha trattato il rinnovo allo stesso modo? Bravo. È successa la stessa cosa, nessuno si è lamentato. Koulibaly ha un ingaggio mostro. Chi si è lamentato? Sì, è stato Maurizio, guardate, si stanno mescolando. Stavo dicendo, per Mertens pure ci fu una questione del genere, fu dato per certo all'Inter e poi firmò il contratto per il Napoli. Koulibaly ha firmato un contratto 2 anni fa ed era un Napoli che poteva permettersi forse determinati esborsi. Oggi, dopo 2 anni che non si è andato in Champions, c'è comunque stata sta cavolo di pandemia che ci ha bloccati un pochettino. È chiaro che pure quello adesso, oggi per il Napoli, è un problema. Ma mica io discuto questo, io discuto il sentimento di parte dei tifosi che giudicassero veramente dinamiche commerciali che fino al giorno prima
se ne disinteressava amabilmente. Per favore, facciamo un altro giro su questo argomento completo prima di passare al prossimo argomento. Allora, però volevo dire che, caro Walter, qua nessuno sta piangendo. Non stiamo facendo del vittimismo, e io l'ho pure scritto nel mio editoriale di 5 giorni fa. Il vittimismo è stato un termine coniato per i napoletani. Al nord di vittimismo in epoche storiche ne hanno fatto molto di più in determinati momenti. Quindi, io non ho parlato di vittimismo, ho detto però dei problemi che Creando dei problemi e poi passiamo a Roberto. Aspetta, parleremo anche d'altro. Allora, non stiamo piangendo assolutamente, tenendo conto che sono professionisti, e qui lo ribadisco come l'avete ribadito voi. È chiaro che se a me impiegato invece di 2.000 euro al mese me ne offrono 4.000 euro un'altra azienda, io dico lascio Napoli perché ne ho bisogno, oppure perché 4.000 euro mi fanno comodo e me ne vado a Piacenza piuttosto che a Torino. Ma io parlo di cifre minime. Se tu trasli questo discorso su cifre molto più alte, comunque parli di milioni, si tratta degli ex miliardi di lire. Quindi per una cifra per più miliardi di lire un professionista sicuramente si sposta. Allora, perché il problema è un altro? Perché di che sì se ne parla una volta e stop? No, ma si sta parlando tutti i giorni del contratto di che sì, che vuole 8,5 milioni di euro e il Milan non gliele vuole dare. Perché non siete attenti a certe dinamiche, ma se ne parla tutti i giorni. Vi posso assicurare, Non l'ho letto. Perché ora intervieni tu, Roberta? Perché... Diceva Walter, non è solo Walter, non è soltanto il fatto che se ne parli a Napoli o che se ne parli a Milano. A livello nazionale del Napoli si parla soltanto di tutte le problematiche che riguardano le partenze, i contratti, mentre invece senti parlare, fammi finire. Questo dico io. A me non ce ne importa, ma perché si vuole magnificare soltanto ed esclusivamente una squadra come la Juve, che è praticamente quinta, settima, non lo so dove è arrivata, dove è finita. Sai come quello che dico io, lasciamoli parlare. Per me va benissimo, però purtroppo. Roberta, scusami, ma tu di quali giornali stai parlando? Scusami. Io parlo anche di Sky. Ok, allora Sky, come tutti i giornali del nord, quale bacino d'utenza prediligono? Bravo Freddy. Leggete cosa ha detto allora, Ted. Leggete cosa ha detto Ted. Innanzitutto saluto Ted, l'amico mio che sta bene. Un abbraccio grande. Ecco. Ciao Ted. Allora io di che sì non me ne frego niente, perché come Dybala ci sono altri casi. Dybala non ha ancora rinnovato, ma nessuno ne parla. E ce ne sono tanti. Invece un errore a Nedved, ogni pre-partita e post-partita fanno la domanda: ma il contratto di Dybala lo rinnoviamo o non lo rinnoviamo? Ogni partita. Sempre, cioè, ragazzi, ma vabbè, continua. Facciamo vedere, passiamo a parlare. Per rispondere a Roberta, scusami, Walter, era quello che volevo dire. No, ho visto che sei d'accordo, Walter, con me. Per il fatto che c'è un bacino d'utenza, la cosa strana è che se a Napoli parlano di Inter, ma anche la Lazio è il bacino d'utenza maggiore a Napoli. La Lazio è più o meno uguale, penso. No, non scherziamo proprio. L'Atalanta ha lo stesso bacino d'utenza del Napoli? Non credo. No. Ma perché si parla più di Atalanta che di Napoli? A volte sì. Io seguo sempre Sky. Comunque Sky dalla mattina alla sera la fascia con Modugno da Castelvolturno. Sì, è vero. Voglio dire, cioè, un po' di... perché ho lo stesso capello di Modugno. Vabbè, allora vediamo un po', Roberto, per favore, facciamo il giro ora su questo argomento, così lo chiudiamo, facciamo di nuovo il giro partendo da... Su quale argomento? Sul contratto di Insigne? No, o no, sul... No,
sull'argomento in generale che abbiamo trattato, Monia, allora, che conclusioni puoi trarre? La conclusione: Napoli è prima in classifica, punto interrogativo, Monia. Sì, Napoli è prima in classifica, ma che non se ne parli non fa niente. Sono d'accordo con chi dice che non fa niente che se ne parli. È meglio non parlare proprio di niente del Napoli, perché noi siamo anche un po' scaramantici su queste cose, quindi fondamentalmente, sapendo anche che ci tirano abbastanza i piedi, è meglio che non se ne parli proprio, cara Roberta. Io faccio una domanda, cara Monia, ma i calciatori, i giocatori del Napoli, soprattutto, non so, faccio un esempio, Osimhen o anche Anguissa, seguono, leggono, spero, non so se leggono i giornali o seguono, e noteranno questa differenza, secondo te? Io penso che loro qualcosa leggono, e mi ricordo anche in passato, non so se era con Gattuso forse, che disse, che aveva detto appunto ai suoi giocatori di non leggere nulla, perché se ne parlava abbastanza male, quindi loro poi si vedeva insomma in campo che erano abbastanza contratti, quindi evidentemente qualcosa leggono, non sono proprio strani a queste cose, quindi sì, vengono condizionati. Quindi Antonello, devo parlare di Napoli, ti avviso che parlo di Insigne. No, dico, il Napoli è prima in classifica. Non lo so, non lo voglio sapere, ragazzi, io vedo delle partite in televisione, mi piacciono, vedo dei giocatori esprimersi come non si erano espressi l'anno scorso, vedo un allenatore che radiocomanda sostanzialmente, ma in senso di libertà mentale, i giocatori, li fa sentire più leggeri, li fa sentire tutti importanti, e per questo Mario Rui ha fatto 3 partite eccezionali, poi si è preso troppa confidenza, ha fatto quel fallo stupido in Europa League e purtroppo siamo ritornati a marcia indietro, però voglio dire, al di là di questo, è una squadra che diverte, mi fa piacere vedere tutti gli altri che rodono nelle televisioni, i milanisti, gli juventini eccetera, io sto bene così e non sento la mancanza dei titoloni e delle cose. Sì, no, ma secondo te i giocatori ce l'hanno la mancanza? Cioè, secondo te i giocatori ai vogliono... giocatori piace, allora io ho parlato con ai giocatori piace che si parli di loro e che si parli bene, non piace quando purtroppo la critica a volte diventa feroce, accanita, questo dà fastidio. E secondo te fa piacere ai giocatori allora, in questo momento che si parli soltanto del contratto di Insigne, non del lavoro eccezionale che stanno facendo? Guarda, io sono convintissimo che sotto questa gestione Spalletti stanno tutti belli e tranquilli, e su questo ci sponzano il pane, come dicono in Sicilia. Ah, ci sponzano pure il pane, dice meglio così, eccetera. Io però vi dico questo, ragazzi, poi stiamo a parlare dei contratti, giusto per dire il termine che ho usato io, che sono dei mercenari, eccetera, è una sorta di, diciamo, chiamiamolo professionismo esasperato, guarda il caso di Donnarumma, che è avvilente. E poi ricordiamo, però può essere diverso quel caso, perché alla fine la valutazione, tutti si muovono per soldi, però si va in Cina per soldi, noi lo accompagniamo con tutto il cuore, perché facciamo il bilancio di ciò che abbiamo ricevuto e ciò che giocherà ha dato e ciò che chiede. Sono d'accordo, ci mancherebbe, ma a me viene da ridere, ma non può essere la stessa cosa di Insigne, di Amsic o di altri. No, non si può generalizzare solo perché si muovono per soldi. No, ma a me è uno spot per il calcio il peggiore che esista, cioè andrebbe proprio, io non gli auguro nessun bene calcistico. Maurizio, è proprio indicativo, perciò ne parlo, perché lui ha fatto tutto quello per non giocare, tra l'altro, perché rischia di stare in panchina, perciò è assurdo questo meccanismo, e perché sono feroce nelle parole e nella critica sotto questo punto. Io vorrei che Insigne rimanesse a Napoli, io voglio sgomberare il campo, non è che lo voglio mandare via, però voglio che si vengano incontro, e dobbiamo tenere presente anche di una cosa: a Insigne il presidente non piace e viceversa. Il presidente è quello che si fa i conti in tasca, c'ha 90 milioni nel cassetto per garantire un futuro alla sua società e lui non derogherà, perciò sono molto preoccupato per Insigne, non vorrei che faccia la capa tosta, il giro di testa e se ne vada altrove, mi dispiacerebbe, potrei odiarlo. Come se fosse un giocatore del Napoli anche per i prossimi 10 anni, ed è quello che ha sempre fatto, che sta facendo, tanto mi deve bastare. Riguardo alle dinamiche di trattativa, noi dobbiamo sempre ricordarci che il procuratore e i calciatori non possono parlare.
e le verità che ne abbiamo sono sempre unilaterali. I dettagli di una trattativa non ci sono noti, perché se adesso io metto in telefono al procuratore di Insigne, mi dice: io ho la bocca stretta perché non posso parlare, perché magari dettagli di trattativa potrei raccontarvi che non è proprio così come la raccontano, perché è la verità che può parlare solo in mano. A questo, se vogliamo entrare nel merito del giudizio di una trattativa, che per me non dobbiamo assolutamente giudicare. Insigne, se se ne va, sarà rimpiazzato, se non se ne va ci fa piacere e finisce lì. Cioè, il Napoli non ne risentirà. Non è che se ne è andato Maradona ed è finito il ciclo. Se ne è andato Calleone, applausi. In tanti hanno finito il loro ciclo. Una provocazione. Se però Insigne Insigne è un spogliatoio, secondo me lo spogliatoio ne risentirebbe della sua assenza. Per me Insigne, ma io lo rinnoverei domani mattina, è il bene del Napoli, però non voglio che si percepisca l'idea che noi siamo dipendenti da Insigne e quindi Insigne è un traditore. Farlo con questo peso, fagli fare l'ultimo anno qui col peso del traditore addosso, è un autogol per noi tifosi, perché stiamo caricando di una responsabilità il capitano della squadra del Napoli. Noi dopo questo, come dice, altro un atteggiamento da Fazziano. Tutto questo rumore invece che facciamo, malcontento, i professionisti devono sopportarle queste cose per i soldi che prendono, però se sono professionisti devono sopportare il peso, perché sono arrivati a scadenza anche loro, fondamentalmente, tanto la società, tanto ma se a noi ci fa piacere avere una squadra destabilizzata, ma parliamone male, voglio dire, pensare che loro si devono, sono pagati e devono subirsi magari insulti, Maurizio, un autogol ci fa solo del male. Noi dobbiamo, fin quando hanno la maglia del Napoli addosso, per me vanno, dobbiamo applaudire tutti. Sì, Maurizio, bravo, adesso vi posso lanciare una provocazione. Scusami un attimo, sennò poi perdo il filo. Voi siete sicuri che Insigne, lontano da Napoli, possa avere lo stesso rendimento che ha avuto a Napoli? Sarebbe un suo problema, non sarebbe un nostro problema. Quella è una valutazione che deve fare in sede scusatemi. Sì, ma a noi che ci interessa? Noi facciamo in modo che Insigne giochi bene domenica. E per noi ne parliamo, solo sostenuto. Noi ne parliamo perché è giusto che ne parliamo, ragazzi. Non è che dobbiamo, ne parliamo e ci confrontiamo. Le nostre idee sono qui come carte che si mischiano, poi ne nascerà qualcuna migliore. Assolutamente. Con lo stesso calore posso dire una cosa, mi allaccio a quello che ha detto Monia, che effettivamente Lorenzo Insigne, anche capitano del Napoli, è stato colui che ha portato avanti la rinascita di questa squadra da Ancelotti, Gattuso, Spalletti. È stato un passaggio in cui lui si è esposto in tutte e tre le soluzioni. Vuole vincere il campionato. Insigne vuole vincere il campionato. Bravo, quello che ha detto Antonello Greco, che c'è stato un approccio, no, tra la società e Lorenzo per vedere come va a finire. Io sono convinto, e voglio sostituirmi a Walter come profeta, che sono convinto che Lorenzo è andato in società e ha detto: presidente, io ne voglio parlare il più già possibile, voglio vincere lo scudetto a Napoli, mi voglio impegnare, poi quando sarà il momento ne parliamo, non affrettiamo i tempi. Esatto. Secondo me Freddy, devi portare le bollette, vincenti, e allora niente, il profeta rimane lui. Allora scusa, volevo dire a Maurizio, per favore, già mi sono dimenticato, figurati, quindi devo cercare di... Perché era al momento che volevo rispondere. Allora, a noi, io, il popolo napoletano, allora, mediamente, perché c'è chi può vedere Insigne, come è stato detto, chi non lo può vedere, ok. Ma mediamente non è il punto focale se Insigne, non è che si preoccupa più di tanto se Insigne andrà via o resterà. Quello che interessa al popolo napoletano, che in questo momento che Napoli ci sta regalando delle gioie
incredibili, si possa instaurare una forma di destabilizzazione verso la squadra. Quindi anche io vorrei che i giornali stessero zitti, assolutamente, che il procuratore di Insigne stesse zitto, che De Laurentiis stesse zitto, tanto prima o dopo un contratto, una rescissione, no, non c'è rescissione perché va via a parametro zero, una soluzione si troverà. Ma io ribadisco, non è il problema Insigne giocatore, che io anche io lo vorrei a vita a Napoli, assolutamente, ma non è il problema del valore. Non è il problema che se ne va via. Il problema è che non c'è protezione intorno a questa squadra. Allora, non è possibile che io, forse non mi sono espresso malissimo, mi sarò espresso malissimo, ma non è possibile che il Napoli, primo in classifica, a punteggio pieno, se ci fosse stata il Milan o l'Inter a punteggio pieno, si sarebbe parlato. L'Atalanta l'anno scorso ce l'hanno fatta così, allora, vedi? L'Atalanta se ne parla, che si dicono, io lo so, l'Atalanta se ne parla a Iosa e non lo meriterebbe, anche se gioca, anche se come bacino d'utenza, ripeto. L'Atalanta come bacino d'utenza è uguale a Fuorigrotta, a Portici o piuttosto che a Sant'Anastasia. Allora, a me mi dà fastidio, non se ne parlerebbe. A me dispiace che per questo fatto qui e per le notizie che vengono, è vero che sì, io non l'ho sentito tutti i giorni, vabbè, è vero che sì, è vero Dybala, è vero questo, però sui Insigne stanno esagerando. Ormai non sono nemmeno più credibili, perché prima o dopo si risolverà la cosa, o in senso positivo. Dopo l'europeo è nata questa voce che per alcune foto con Immobile, che addirittura Insigne sarebbe andato alla Lazio perché amici, cioè già dagli europei si cominciava. Ma voi sapete, ecco, mi sono ricordato, voi sapete dell'agenzia immobiliare che si è detto, ora parliamo di questo e vedete se non ho ragione a parlare di destabilizzazione. Voi lo sapete che la stampa italiana ha montato tutta una sceneggiata su Insigne che aveva contattato l'EMM, era stato contattato dall'EMM, non mi ricordo più la sigla, comunque un'agenzia immobiliare, ha parlato adesso, l'ha spiegata Auriemma, Raffaella Auriemma ha spiegato, attenzione, che quel mese di polemiche su Insigne di questa agenzia si riguardava al fatto che Insigne voleva vendere degli immobili. E Insigne voleva comprare e vendere degli immobili per mettere a frutto le sue, appunto. Quindi attenzione, perché non è vero quello che viene detto, almeno per me, assolutamente, che viene detto. Le forme di destabilizzazione ce ne sono tante. E a Napoli hanno sempre, o internamente, o... perché a volte anche internamente o a livello nazionale hanno prodotto questa destabilizzazione. Vincenzo, ma ci provano, ci provano, ma non ci riescono. Ora parlava di questa agenzia immobiliare subito dopo gli europei, prima del campionato, non ha funzionato perché abbiamo vinto 7 partite insieme. Ci provano, Vincenzo. Ma io questo per giustificare quello che dico, ci provano. Ma io ho capito, posso dire una cosa su quello che dici? La destabilizzazione, dobbiamo anche capirlo, quella squadra lì è come una famiglia, no? Che non si lascia influenzare da niente. Questo qua, scordiamoci che destabilizzano noi, che siamo persone normali e magari ci muoviamo alle ricerche. Ma invece loro no, perché loro sono abituati, il calcio è cambiato. Così come si è arrivato al parossismo Donnarumma, no? Si è arrivato anche al fatto che adesso tutti sono social, tutti hanno Facebook, tutti hanno il diritto alla parola, tutti dicono qualsiasi cosa. Prendi. Loro sono schermati in qualche modo, sono abituati a sentire delle cose. Non è loro. Quando tu, allora, destabilizzare, l'abbiamo visto con Cavani, con Higuain, con tutti, destabilizzare ha un significato preciso. È chiaro che tu non destabilizzi un professionista. Perché se Insigne invece, se Insigne, come abbiamo detto, ma l'Inter guadagna 3 volte più del Napoli, quindi che destabilizzazione è? Destabilizzi la piazza, lo metti contro Insigne, lo metti allora, Vincenzo, vieni al discorso che facevo prima, che è un discorso di mentalità. Cioè?
È discorso di mentalità, perché ripeto, perché gli ex calciatori, gli allenatori dicono che a vincere sono sempre gli stessi? Perché gli altri sono più attrezzati anche a livello di giornali. Noi il gossip a Napoli viene subito messo in pubblica piazza. Io purtroppo vivo in Toscana e so che ci sono degli scandali molto ben più gravi che però non li fanno venire fuori. Esatto. Maurizio è un maestro in questo, ha scritto un libro. Quello stiamo cercando di dire. È quello che stiamo cercando nel momento in cui non c'è, perché siamo noi, è una questione di mentalità. Per mentalità non si intende solamente il giocatore che deve stare sul pezzo 90 minuti a partita, ma si intende tutto, giocatore, allenatore, società, tifosi, e poi ci sono 10.000 trasmissioni che devono parlare in qualche modo. Allora, voi siete a Napoli, no? Mi potete dire più o meno quante radio ci sono a Napoli che parlano del Napoli e quante ore al giorno lo fanno? Allora, Auriemma Radio Marte, Insigne in trattativa con la MLS, erano agenti immobiliari. C'è accanimento, scusatemi, c'è accanimento mediatico. La radio ufficiale del Napoli ieri sera ha fatto un sondaggio su Insigne. No, vabbè, ma quelli ragazzi, lasciateli stare. C'è accanimento mediatico. Si vuole mostrare Lorenzo il cattivo sul rinnovo e l'ingaggio decurtato. E questa è la destabilizzazione. Lorenzo Insigne se ne strafega di quello che succede. E questa è la destabilizzazione in atto. Speriamo veramente. Però, come ha detto Maurizio benissimo prima, c'è gente che prende l'occasione per insultare Insigne, perché si lasciano imboccare da certa stampa che dice delle stupidaggini. Ecco, state venendo al dunque, bravo, è questo quello che ho hanno detto. Già detto che il rigore sbagliato, e poi diciamo un poco ombre sulla nazionale, è concentrato. Freddy, il miglior realizzatore di rigori a Napoli, Insigne, quindi proprio sotto questo punto di vista non lo posso raccontare. L'hanno detto. Bello, hai detto una cosa straordinaria, che statistica. Su questo è stato detto di tutto, che Insigne non è rigorista, che sono rigoristi gli altri, non lo è lui, che viene meno nei momenti difficili perché aveva sbagliato due volte con la Juve. Cioè, è assurdo, questi sono numeri inconfutabili. C'è un pregiudizio, il giudizio è inficiato da un pregiudizio. E questo pregiudizio riguarda è alimentato questo pregiudizio Insigne, ma non è che ce l'ha il nord contro Insigne, ce l'abbiamo noi, è il partito dei fascismo-schivisti che ha la colpa Insigne di essere napoletano. Francamente lo dico con tanta tristezza e dispiacere, ma è così. Insigne paga lo scotto della sua origine, cioè una latente disistima che abbiamo di noi stessi, nemmeno tanto latente, che ci porta. Ti posso dire che è stato così per Musella, per Cannavaro, per Insigne, non per Cannavaro, non per altri. È sempre stato difficile essere profeti in patria, ma come per Insigne non ricordo nulla del genere. Esatto, è chiaro che siamo su altri livelli. Vabbè, ragazzi, ci siamo chiariti, ognuno ha detto la sua, tutti contro Antonello, vai. Ho raggiunto il limite, devo ritirarmi per forza e comincio ad avere dolori. Per cui, vabbè, un piccolo incidente che ho avuto qua un po' l'altra settimana, ma sto guarendo, niente di che, però non riesco a stare seduto fermo, mi devo andare a stendere adesso. Dopo sì, sì, no, vai. Mi dispiace. Abbraccio a tutti. Maurizio, ci vediamo in trasmissione prima o poi. Con piacere. Antonello, non perderti la profezia, però. Ciao. No, quella no, ciao. Io lo seguo. Scrivila tu la profezia, eh? Mi raccomando. Ciao. Sì, no, l'unica cosa che mi dispiace, Antonello, è che adesso saremo andati andremo su un punto un po' più calmo, più tranquillo, e quindi, vabbè, mi dispiace che... Non dirmelo, mi mordo le mani. Andrea, se vuoi entrare, esco io e ti do la mia casella dopo, e ci alterniamo. No, è una questione proprio toracica di non andarmi a stendere. Ciao, se ti riposi un po' per entrare a disposizione. Vai tranquillo, grazie Antonello, grazie. Ciao, ciao, grazie. Ciao Antonello, ciao. Allora, Vincenzo. Allora, veniamo a noi. Dunque, un attimo solo. Allora, dopo la sosta,
dovuta agli impegni delle varie nazionali, il campionato riparte ed il Napoli dovrà sostenere due importanti match ravvicinati. Domenica ore 18 Napoli-Torino, Serie A. Giovedì ore 21 Napoli-Legia Varsavia, Europa League. Allora, qui ora partiranno pure le profezie di dopo la fine di Walter, insomma. Quindi parto con te su queste due partite. La domanda rivolta a tutti è: cosa ci si aspetta da queste due partite? Cosa si teme del Torino? Cosa si teme dei temi in Europa League? Juric, ecco, potete metterci dentro anche Juric, perché Juric ci ha fatto soffrire più di una volta. Ricordiamoci che io non ricordo il Napoli-Verona, ma ricordo Verona-Napoli, dove dopo che il Napoli è andato in vantaggio ha fatto un pressing asfissiante per 90 minuti e ce ne ha dati 3 di palloni. Allora, vai Roberta. Benissimo Vincenzo, però sì, c'è Juric, ma c'è anche Spalletti, abbiamo le stesse condizioni dell'altra volta. Quindi io mi aspetto un Napoli sempre impegnato, sempre concentrato, e soprattutto la continuità che noi fino ad oggi abbiamo visto nell'impegno, nel lavoro, nella dedizione che hanno questi ragazzi, perché loro ci credono. Quello che vediamo di diverso rispetto agli altri anni è questa loro unione, cioè loro veramente lavorano fianco al fianco, spalla a spalla, come diceva il buon Benitez. E quindi io sono ottimista, ho paura perché i fantasmi del passato possono sempre ripresentarsi, però fondamentalmente, diciamo, all'80% sono ottimista. Monia. Roberta, più che due incontri ravvicinati, diciamo che il Napoli avrà 7 partite in 22 giorni, quindi praticamente giocherà insomma ogni 3-4 giorni. Impegni veramente difficili tra campionato e soprattutto anche Europa League, che risulta essere un pochettino, diciamo, no, pregiudicata, però diciamo si è scelto un po' con la strada in salita il Napoli per non aver fatto troppo bene. Certo, abbiamo un problema in difesa, diciamo, un piccolo problema in difesa, e quindi dobbiamo, insomma, risolvere il problema del famoso terzino sinistro. Esatto. Ma guardiamo un pochettino alla prossima, insomma, che è il Torino. Allora, finora avevamo paura della Fiorentina, adesso abbiamo paura del Torino, ma io vorrei per un attimo non avere paura, ma non per presunzione, perché io ci credo nel Napoli. È vero che di ritorno dalla nazionale non si sa mai, insomma, come, in quali condizioni stanno, però io credo anche in Spalletti, penso che lui sappia valutare chi sarà meglio di chi, per cui alla fine in campo riuscirà a mettere una squadra, insomma, che ce la può fare. Mi sento ottimista io col Torino, perché credo in questo Napoli, semplicemente. Credo in Spalletti, soprattutto. Sì. Vai Maurizio, faccio il giro proprio. Vabbè, sono d'accordo con Moni. Io fino a poco fa, dall'ultimo anno di Sarri ad oggi, ho cominciato a temere sempre sul Napoli, perché ritenevo sempre che la squadra e la rosa fosse più che attrezzata di livello, ma venisse meno nelle cosiddette cuciture ogni volta per un qualcosa, per tenuta psicologica, fisica, tecnico-tattica e via dicendo, senza mai discutere il valore dei singoli, che io l'ho ritenuto sempre di alto livello. Quindi finivo per non preoccuparmi mai dell'avversario, ma per aver paura del Napoli stesso. Stavolta sembra che posso piano piano cominciare a preoccuparmi dell'avversario, nel senso che il Napoli mi dà, in senso positivo, nel senso che il Napoli mi dà fiducia, tenuta mentale, carattere, lucidità, idee chiare. Mi piace molto Koulibaly, prima che a Firenze lo insultassero, stava ai microfoni di Dazon, quando gli disse il cronista solo i 3 gol subiti in 7 partite, cosa ha dato di magico Spalletti alla difesa, lui disse: quale magico, io la porta non la voglio a 3, la voglio a 0. Noi dobbiamo lavorare perché quei 3 gol non li dovevamo prendere. Ecco, quello mi diede l'idea della mentalità che mi piaceva. Lui, me lo ricordo, ragazzo che veniva a Napoli, che invece raccontava come era andato a rassicurare gli altri giocatori, e spiegava che era giusto che lui, da anziano, fra virgolette, andasse a dare fiducia, a fare i complimenti. Cioè, giocatori che si prendono sulle spalle la squadra, una responsabilità, un'idea. E quando gli è stato detto
che la Fiorentina ha giocato bene, la risposta è normale, siamo la squadra da battere, abbiamo vinto 7 partite su 7, quindi è normale che ci vogliono battere tutti. Mi è piaciuta la serenità e la tranquillità con la quale ragionano da primi in classifica e giocano da primi in classifica. Siamo noi che ci nascondiamo, e io per prima, perché per me continuare a dire che stiamo da quinto perché fino ieri noi veniamo da un quinto posto, e ragionevolmente, senza aver fatto un mercato particolare, dovremmo essere in una griglia di partenza del tutto ipotetica, candidati al quinto o quarto posto, cioè è la nostra posizione naturale. Ci ritroviamo al primo, ho paura a dirlo, e quindi come in questa fase mi compiaccio che se ne parli poco. Ma i giocatori in campo sembra che abbiano proprio un'idea diversa, quindi a me questa cosa comincia a dare serenità, tranquillità, fiducia, e mi fa finalmente guardare l'avversario, in questo caso il Torino, poi le già passate. Certamente tutti avversari tranquillamente alla portata del Napoli, nessuno da sottovalutare, ma questo è un Napoli che di buono c'ha, che sembra che non stia sottovalutando gli avversari mai. Infatti il Napoli, noi abbiamo sempre temuto i nostri errori e quindi non tanto l'avversario quanto le nostre ingenuità. Salto il giro perché ovviamente il profeta lo teniamo per ultimo, e faccio la domanda a Freddy. Sei anche tu tranquillo, tranquillo per modo di dire, preoccupato dell'avversario, non più per il Napoli, perché ha un atteggiamento più sicuro, più maturo? Senti Roberta, io amerei tanto finire questo secondo miniciclo un po' come l'abbiamo finito il primo, perché come diceva Monia, ci ricordava che abbiamo queste 7 partite in pochissimo tempo, abbiamo 4 domeniche intervallate da 3 giovedì, e che giochiamo praticamente domenica e giovedì. Sulla carta le squadre sono abbastanza agguerrite, dobbiamo fare il massimo in Coppa UEFA, lasciatemela chiamare così perché non mi ricordo come si chiama, il massimo, perché noi abbiamo anche l'ambizione, essendo una squadra consapevole, perché adesso quello che diciamo Rizzo anche, no? Siamo una squadra consapevole. Beh. Noi siamo anche consapevoli che possiamo dire la nostra in Coppa UEFA, per cui non mi aspetto che Spalletti tralasci molto dettami tattici e formazione per il giovedì piuttosto che per la domenica. Magari, sai, abbiamo la Salernitana, abbiamo il Verona, però sono squadre che comunque noi storicamente abbiamo sempre sofferto un po' le piccole. Vediamo, io alla fine di questo miniciclo, poi abbiamo un'altra pausa, poi incontreremo l'Inter dopo l'altra pausa. Quell'altra pausa, vorrei tanto trovare il sole quando vado in ferie, che non si parla più di queste cose che ormai abbiamo sedimentato, perché basta, cioè basta parlare di Insigne, Coppa d'Africa. Io non ne posso più, mi voglio godere il mio Napoli, giustamente come diceva Vincenzo, Roberta, sai qual è? Diceva, ma il tifoso del Napoli, no? Vuole anche vedersi gratificato, no? Di questo posto in classifica, però secondo me si parte sempre dalla mentalità, noi abbiamo un profilo basso, va bene così. Tanto però guarda, sono tra l'altro vedi, Spalletti è stato colui che ha interrotto la striscia positiva di Sarri, che il Napoli insomma ha avuto le 8 vittorie consecutive proprio con Sarri, dopodiché ha incontrato l'Inter e lì si è interrotto tutto. Potrebbe Spalletti ritornare sul luogo del delitto, magari riprendersi questo primato, prendersi lui stesso, ma prendersi questo primato. Vediamo, e il Napoli. Guarda, io il Napoli lo vedo anche abbastanza tranquillo, non dico come il terzo anno di Sarri, che anche con i miei figli, no, ne parlavamo di questo, noi ci sedevamo in poltrona sul divano e ci vedevamo lo spettacolo, sapevamo che 3-4 gol erano assicurati. Quest'anno ci stiamo avvicinando, speriamo bene. Benissimo, passiamo al profeta, adesso... Un momento che prendo carta e penna e mi segno. Che quello che lui dice è cassazione ormai. Allora, vai, siamo pronti? Vai, segnate, bollette pronte. Mi sarebbe piaciuto affrontare la problematica dei calendari intasati, perché è una stortura da parte della FIFA e della UEFA, che non riescono proprio a comprendere che le pause per la nazionale sono piacevoli come un foruncolo nei genitali. Basterebbe non fermare mai i campionati e regalare alle nazionali tra maggio e giugno quelle 4-5 gare. No. A campionati fermi,
quindi non andare a penalizzare magari le società che pagano i giocatori e che possono trovarsi dei giocatori infortunati durante il campionato. O Freddy non ne vuole parlare della Coppa d'Africa, ma io un accenno lo voglio fare. Qualcuno della FIFA mi dovrà spiegare perché quando si giocano europei, Coppa America e mondiali, i campionati sono fermi, la Coppa d'Africa si deve necessariamente giocare con i campionati in corso, si bloccano i campionati un mese di gennaio e ciao, voglio dire, è comunque una manifestazione organizzata dalla FIFA, e quindi i campionati devono essere interrotti quando queste manifestazioni si giocano. Però si poteva mettere qualche turno di Coppa Italia, come diceva Paolo Del Genio ieri, in quel mese. Io credo che sia la soluzione più logica, credo, cioè senza andare a rompere i gabbasisi alle società, perché noi parliamo tanto del Napoli, ma io mi metto nei panni di Klopp e del Liverpool, che a gennaio perderanno Salah e Mané, che sono due terzi dell'attacco titolare, cioè tu vai a stroncare la potenza offensiva del Liverpool, che in quel periodo dovrà fare di necessità virtù. Comunque, ritornando al Torino, mi aspetto una partita abbastanza complicata, perché Juric è un allenatore che stimo, il Torino è una squadra che sa difendere, ma difende alta, che gioca uomo contro uomo e che pressa molto alto. Però il fatto che pressa alto mi lascia molto fiducioso, perché un lancio di 30 metri di Fabiano, uno scatto di Osimhen, e si ritrova tu per tu col fratello di Milinkovic-Savic. Voi dite il profeta... Ci sarà Ospina o ci sarà Meret in porta? Gioca Meret, perché Ospina torna sabato, mattina e sabato notte. È chiaro che giocherà Meret. Il Napoli ha una rosa talmente lunga e talmente importante che può far riposare per dire... Anghissà, perché è rientrato Demme, rientra Lobotka, c'è Mertens che finalmente pare aver ritrovato una forma quantomeno accettabile, quindi voglio dire, problemi grossi di formazione Spalletti non ne avrà. Lontano, io sono Politano? Walter, Politano 100%, perché non è andato in nazionale Lozano, è stato in... Ecco, vedete com'è bello avere questa quantità di giocatori, cioè possiamo permetterci di non far giocare Lozano, perché abbiamo Lozano, viva Dio, cioè voglio dire, cioè il secondo calciatore più costoso del Napoli, Lozano, tanto anche noi queste soddisfazioni, se prima vivevamo le soste della nazionale come a dire eccoci, ritornano stanchi, adesso possiamo anche lusingarci, dire vabbè, Lozano si riposa, abbiamo Politano, magari Lozano se serve si fa 20 minuti, cioè guardate, non abbiamo la stessa fortuna a sinistra, però ma purtroppo quello è un errore clamoroso della società, ne parliamo da anni, se sono 4 anni che Gulam è su una barella di un ospedale e non in campo, la colpa non è nostra. Faccio fatica a pensare che in 4 anni non siano stati in grado di individuare anche un ragazzino che potesse far rifiatare Mario Rui. Vincenzo, ma che tu sappia, questo qui del sia una colpa gravissima. Va in Coppa d'Africa. Di che stiamo parlando? Cioè, voglio dire, è un ragazzo che va in scadenza nel 2022, quindi a gennaio, volendo, potresti prenderlo anche a costi. Però comunque, voglio dire, parlarne adesso non ha senso, rimettiamoci al Torino. Credo che il Napoli possa vincere tranquillamente la partita col Torino, con Legia Varsavia. È una partita un po' particolare perché Mario Rui non c'è, Malquit non c'è, o Spalletti ripropone un Koulibaly terzino vecchia data come fece Benitez contro l'Inter in Coppa Italia, oppure sulle fasce credo che giochino Zanoli e un Juan Jesus che non mi sembra esattamente in forma smagliante, perché prima o poi Di Lorenzo dovrà riposarsi, perché sto ragazzo da 2 anni non si ferma praticamente mai, neanche nazionale della nazionale del Napoli, Walter, tutto ti riposi, prima o poi Walter, ma come mai sto Leggia che Leggia Varsavia che nel campionato polacco non se la passa bene, nelle zone basse della classifica, mentre nel girone C è primo in classifica. Ma l'Europa League è un torneo a sé, dipende sempre come lo affronti. Se tu scendi in campo con la convinzione di aver già vinto la partita, l'Europa in Europa la perdi. Non è come il campionato di Serie A, che incontri il Cagliari al quale sta bene non prendere 6 gol e quindi si difende pure sul 2-0.
Queste squadre che non hanno niente da perdere, che vengono a Napoli perché Napoli è una squadra importante, si vengono a giocare la partita e se possono la vincono. Vai, Freddy. Il microfono acceso, ok. No, anche perché il calcio in Europa è un po' diverso dal calcio italiano. E fisicamente sono molto preparati, quindi se la mettono sulla corsa qualche squadra italiana va molto in difficoltà. Noi per fortuna abbiamo avuto l'esempio di Bakayoko l'anno scorso, che uno così insomma fisico ci voleva, poi per fortuna abbiamo un po' raddrizzato il tiro, ne abbiamo preso uno forte fisicamente. Ci voleva mobile però, non solo fisico. E poi mi auspico con tutto il bene che voglio a Gulam e a Mario Rui, mi auspico che il terzino sinistro prossimo futuro sia anche lui bello fisico, grosso. Ma guarda, i terzini in giro, soprattutto Mancini, in giro per l'Europa ce ne sono tantissimi. Il fatto è quanto vuoi spendere e se riesce ad arrivare prima degli altri. Cioè, sono 3 anni ormai che si parla nel calcio internazionale di Windahl, della AZ Alkmaar, ormai è diventato nazionale olandese ed è chiaramente fuori dalla nostra portata, perché lo ha preso Raiola e quindi credo che lo porterà al miglior offerente. Ma guarda, in estate bastava prendere pure Parisi dell'Empoli, che è un giovane molto interessante, per stare più sereni. La società purtroppo pare che il terzino sinistro gli sia antipatico, non lo so, a questo punto devo pensare questo, perché se non lo prendono da 4 anni vuol dire che hanno un problema con la sinistra. È l'unico... oppure problemi proprio di acquisizione, perché ma guarda, prendi, dietro una trattativa... Pure a 200.000 euro, cioè per dire... Basta, no, vabbè, ma il Napoli ci ha fatto vedere che ha delle intuizioni fantastiche, no? A parte qualche cosa... Però probabilmente no, dietro una cessione, dietro un acquisto, ci sono delle cose dietro, delle dinamiche. E io voglio anche ricordare, purtroppo, come si chiamavano quelli che poi sono andati alla Roma, quelli che non sono venuti, i francesi, perché avevano paura di Napoli. Maurizio, aiutami. Con Alonso e Tolisso. Sì, vabbè, questa fu una genialata del procuratore, diciamo. Almeno lo disse, poi fu solo raccontato perché avevano visto Gomorra in Francia, Gomorra. E si erano spaventati, solo che alla data della dichiarazione Gomorra in Francia non era ancora uscito, quindi addirittura si erano fatti passare di tutti. Allora Maurizio, questo qua mi fa pensare a una cosa, no? Appunto, delle dinamiche degli acquisti e delle cessioni, che ce ne sono 100 e non possiamo saperne mai, che magari era lui guerra, era il procuratore. Sì, no, per dire che magari dietro questa scusa qui magari si celavano altre dinamiche, altre cose, situazioni che noi non potremmo mai sapere, perché sarebbe veramente da faziano, ecco il termine che stasera è uscito spesso, che il Napoli non prenda qualcuno. Però Freddy, se da 4 anni non riesce a coprire il buco... Non si voleva liberare dopo che caricare un ulteriore ingaggio su quella fascia. Però Maurizio, dare per assurdo, io parlo di cifre, io adesso non so Parisi dell'Empoli quanto possa guadagnare, ma se vai a dare 500-600 mila euro a Parisi, non credo che il Napoli fallisca, però Mario Rui ha l'opportunità di riposare in determinate partite. Puoi andare a prendere anche in prestito per il presidente, non vuole non fa una piega, però non lo vede il presidente, quello è fatto. Però poi perdi la Champions perché giochi con Giusai terzino invertito e come dicono a Bolzano c'è Rufunni 50 milioni di euro per non spenderle 600 mila. Ma sei incedibile Walter, come fai? Non lo cedono, quindi come fai a prenderlo? Comunque qualcuno dovranno prendere assolutamente. Walter, comunque voglio aggiungere al tuo discorso che la stessa logica la potremmo applicare, che per rinforzare minimamente l'organigramma societario, non di chissà quale figure, ma mettere qualche dipendente ben pagato che assista ufficio stampa, eccetera, eccetera, si riesce a spendere un decimo dell'ingaggio dell'ultima riserva del Napoli. Assolutamente d'accordo con te, a livello societario siamo allo stato bravo. Sì, però voglio dire, non costerebbe al Napoli chissà cosa, come spendere 2 spiccioli per il settore giovanile e renderlo dignitoso, non costerebbe chissà quanto rispetto a un acquisto ai stipendi che prendono i calciatori della prima squadra. Non viene fatto per una politica precisa della proprietà e basta, quindi veramente c'è poco da insistere e sono d'accordo con Autogol, la lunga non porta niente, non conviene, sono d'accordo assolutamente.
Allora, Gulam, il Corriere dello Sport dice che ormai ci siamo. Il, sì, vabbè, ogni anno. Speriamo che al fine cammina. Però, come Natale in casa qui, ogni anno. Se mi fate di, una poltrona per due a Natale. Il ritorno di Gulam a Natale. Se non vi fate dire la frase, è chiaro che... Allora, dicevo, il Corriere dello Sport ha detto questo, dimenticando che Gulam sono 4 anni che non gioca. Cioè, praticamente sono 4 anni che è fermo, purtroppo. Allora, sicuramente, dico, sicuramente il Napoli, a meno che non voglia autopenalizzarsi ancora un'altra volta, provvederà a comprare sto benedetto del signor sinistro o a gennaio... Facciamo una colletta, dai! O sicuramente giuro che se lo prende a gennaio mi metto la parrucca bionda. Allora, no, allora io spero che allora, non ci carichiamo di aspettative per gennaio, No. Allora sì, io penso che andrà De Laurentiis andrà a scadenza contrattuale, così guadagna i 2 milioni e 4 di ingaggio, non spenderà più 2 milioni e 4 per Gulam. Allora, se vogliamo fare delle previste di Toto Calciomercato, c'è Carini, che è esperto di calciomercato, dice problemi portieri al Napoli. Lui dà per partente, per esempio, Osimhen, tanto per fare un esempio. Problemi partenti al Napoli, problemi portieri al Napoli, penso seriamente che Alex Meret rinnoverà con gli azzurri. O dei segnali, è una storia già scritta, quello del prolungamento contrattuale. Insigne, la sua volontà è quella di restare, ha un ottimo rapporto con tifoserie, società e squadra. Ospina può interessare alla Lazio? Dice sì, a scadenza contrattuale è possibile, plausibile, anzi lui prevede che Ospina andrà via da Napoli a giugno. Fabio, non glielo darei mai Ospina. Fabian Ruiz, con il contratto in scadenza nel 2023, gli viene chiesto, per me è molto difficile che possa rinnovare il contratto, quindi vede anche Fabian Ruiz in partenza. Ad oggi non è per niente facile, ma il tempo per ribaltare la situazione non manca. Manolas, il Napoli lo ha già il sostituto del Greco. In casa parlo ovviamente di Rahmani. Osimhen resterà a Napoli. Allora, di tutti questi giocatori, cosa ne pensate? Di quello che ha detto Ceccarini? Niente, ci faremo seguaci dell'altro profeta Ceccarini. Come? Non ho capito. Ha detto ci faremo seguaci dell'altro profeta Ceccarini, che sa tutto lui. Ah, beh. Complimenti. Parlare del 2000, dell'estate del 2022. Se le cose cambiano in una notte. Appunto. Stiamo parlando. Tra 5 minuti faccio fatica a pensare alla prossima estate, voglio dire. D'accordo. Non lo so. La questione portieri, anche l'anno scorso c'era lo stesso problema, infatti si dava per partente Meret, invece quest'anno ce l'abbiamo un'altra volta tutti e due, voglio dire, sono sempre ecco qua, come la Natale in casa Cupiello, appunto ogni anno se il buon Aurelio mi avesse ascoltato 7 anni fa, probabilmente oggi il Napoli avrebbe in casa uno dei portieri più forti del mondo, però purtroppo il mio tweet di 7 anni fa non fu manco letto da parte del presidente, arrivederci e grazie. E chi suggerivi? Consigliai al Napoli Ter Stegen, all'epoca al Borussia Mönchengladbach, e Leno, che era appena uscito dalle giovanili dello Stoccarda su segnalazione di un amico, devo dire la verità, e che fece il primo anno al Bayer Leverkusen. 7 anni fa Ter Stegen poteva costare intorno ai 7-8 milioni di euro. Se vai oggi a cederlo al Barcellona, probabilmente gli devi vendere il Napoli per poterlo acquistare. È andato in posto indesiderato, vedrai. È probabile, però all'epoca erano dei giovani interessanti, non chiaramente i portieri affermati di oggi. Vabbè. Da contrattare la tua intuizione, ci sarebbe stato qualcuno che avrebbe firmato, che non avrebbe fatto più di 8 partite nel Napoli, quel giocatore poi ha pensato. Forse il signorino che è andato al Messina, ragazzi.
Allora, giro velocissimo su questo perché mi pare, non so se tutti sono intervenuti, Moni Alloggio. Io dicevo sul fatto, sulla questione dei portieri, è questo che mi hai chiesto, il fatto dei giocatori? Sì, okay. Più che altro, valutare un po' tra le parole che ha detto Ceccarini, valutare, perché ho su Ospina probabilmente in scadenza di contratto, noi abbiamo tre portieri, uno è stato noi, il Napoli ha tre portieri, uno è stato dato in prestito e io e mi dispiace tanto perché Contini è bravo, molto bravo, ha fatto dei campionati l'anno scorso, un campionato straordinario. Allora, Ospina e Ruiz partenti l'anno prossimo, quindi non so cosa allora invece. Io su Ospina sarei veramente dispiaciuta perché voglio tantissimo bene a Meret, giuro, però se dovessi avere, se ti dovessi dire sinceramente chi preferisco, non lo so, a me Ospina dà più tranquillità tra i pali, forse perché ha più esperienza, sicuramente il fatto di avere anche insomma 10 anni più di Meret non è solo un fattore anagrafico e quindi a me dispiacerebbe tanto. Ma adesso dico su Ruiz, mi inimico un po' di persone perché a me personalmente Fabio Ruiz non ha mai fatto impazzire. È pur vero che nelle ultime partite, insomma da quando ci sta anche Spalletti, sembra un altro giocatore, ma anche l'anno scorso io l'ho sempre visto abbastanza... Secondo me lui è un bravo giocatore quando viene affiancato da bravi giocatori. Da solo non mi fa impazzire. Accanto a Deme o accanto in questo caso a Anguissa diventa un giocatore valido. Però ha bisogno di un certo tipo di giocatore a fianco per rendere, assolutamente. Il problema di Fabiano è che siccome lui morfologica è una questione di DNA, non è uno molto dinamico, se tu al suo fianco metti Bakayoko che non è dinamico, chi è che corre a recuperare i palloni? Cioè, lui ha necessità di avere uno che possa coprire le sue avanzate. Bravo, bravo. Poverino, non è colpa sua se l'allenatore dell'anno scorso certe cose non le vedeva. No, ma allora, Lunis deve giocare in un centrocampo consistente, assolutamente, perché altrimenti già lui è lento e non ha caratteristiche di natura, non ha caratteristiche tali da poter pensare di fare anche filtro. Quindi. Roberta, io prima ho dovuto chiudere il microfono perché venivano rumori. Vai tu. No, io sono d'accordo con Zaccone, le cose cambiano da un giorno all'altro, per cui non è possibile fare una previsione da questo punto di vista. Mi dispiace se va via Ospina, perché per me è un giocatore in più nel campo, oltre a essere un portiere. Dice che da solo ha fermato il Brasile, Roberto, da solo ha fermato il Brasile. Io un giocatore come Ospina, un portiere come Ospina, non me ne priverei mai, però ci sono ragioni contrattuali che avanzano. E per quanto riguarda lui, Fabian Ruiz, sono d'accordo con quanto ha detto Walter. A me piace moltissimo, ma non credo che il Napoli riuscirà a tenerlo, perché comunque è un giocatore che ha un grosso valore e anche un grosso mercato. Maurizio, scusami, per Ospina, chiaramente tutti vorremmo che Meret restasse, perché insomma, se mantiene le promesse, ancora non ha convinto del tutto, però se mantiene le premesse dovrebbe diventare un grande portiere. Però anch'io sono d'accordo con Monia e se non erro pure con Roberta, che Ospina dà più sicurezza, più, diciamo così, mediamente più completo, perché va bene nelle uscite, va bene tra i pali, guida la difesa, fa guidare bene la l'azione. Appunto da là alle azioni, quindi un portiere completo. Che ne pensi sia di Ospina che di Russo? Sono d'accordo su questa analisi, però noi dobbiamo fare esercizio di memoria. Quando Gattuso decise di cambiare le gerarchie e far giocare Ospina, si parlò solo dell'investimento che stavamo buttando nella spazzatura, di un Meret psicologicamente compromesso, del futuro portiere della nazionale a cui stavamo stroncando la carriera. Poi dopo un po' ci siamo resi conto che in quel caso almeno quantomeno ci aveva visto bene, perché alla fine noi li guardiamo da casa, chi li guarda in campo in allenamento ha sempre una visione, un'ottica diversa, e Ospina nei fatti ha dimostrato di essere
portiere fra i pali che dà garanzie di sicurezza per la tenuta psicologica di un calciatore che ti stai crescendo, che hai preso giovane, e appunto è lo staff che deve saper lavorare e tutta la società che deve riuscire a tenerlo sul pezzo a prescindere, anche se non è titolare inamovibile. Francamente preferisco avere l'imbarazzo della scelta fra due buoni portieri che avere gerarchie standard dove c'è un primo portiere forte e un secondo meno forte, diciamo così. Quindi questo tipo di dualismo non mi è francamente la tifoso dispiaciuto minimamente. Allora, prima Roberta, mi permetti, prima di passare la linea a Walter Vitale, vorrei puntualizzare una cosa. Quest'anno uomini spogliatoi ne abbiamo più di uno, secondo me. Ospina è uno, secondo me è un uomo spogliatoio, così come lo è Insigne, così come specialmente Koulibaly. Koulibaly si sta dimostrando davvero un uomo che riesce a fare, a raccordarsi con tutta la squadra. Per cui di uomini spogliatoi quest'anno abbiamo la fortuna di averne più di uno. Questo sempre per quanto abbiamo detto, riferendomi al fatto che abbiamo detto che Napoli è un gruppo, però è un gruppo formato anche da uomini spogliatoio. Vediamo Walter, cosa ne pensi di questo e cosa ne pensi di Ospina? Sulla questione portiere io ho la mia personalissima visione. Io sono per Meret tutta la vita, Ospina non mi ha fatto nulla di male. Però è chiaro che noi in Italia abbiamo una problematica per quanto riguarda i giovani. Deve fare esperienza, ma l'esperienza la matura giocando, non guardando gli altri che giocano. La capacità di guidare la difesa la matura giocando, facendo esperienza, commettendo degli errori. Perché poi, chiaramente, quando tu investi su un giovane, devi anche tenere presente che possa commettere degli errori. Credo che il Napoli stia facendo perdere tempo al ragazzo, ed il prossimo anno potremmo trovarci davanti a un problema, perché con Ospina scadenza 2023-2022 e Meret scadenza 2023, non vorrei che il Napoli si trovasse nella condizione di andare a cambiare totalmente il reparto. Ma siccome non ci piace parlare del futuro e stiamo alla partita di domenica, per quanto riguarda il gruppo, ragazzi, il gruppo è coeso. È arrivato un allenatore che è riuscito ad entrare nella testa dei giocatori, che in campo sanno esattamente ciò che devono fare, sono meno psicopatici, passatemi questo termine che può sembrare bruttissimo, però c'era troppa schizofrenia l'anno scorso in campo. Adesso mi sembra che siano più tranquilli, e credo che all'interno dello spogliatoio abbiano partorito questa follia di voler vincere il campionato di questa stagione. Ottimo parto, diciamo così. Questo è un parto che seguiremo, i medici ce lo permetteranno, lo seguiremo tutti insieme, tutti i tifosi insieme. Allora, Freddy, vuoi aggiungere? Sia sul fatto di Ospina che... Anche sul fatto che abbiamo più uomini spogliatoio, se non erro, quest'anno, cioè tra virgolette uomini spogliatoio, cioè uomini carismatici, giocatori carismatici che fanno gruppo, che fanno unione, non so se sei d'accordo. Sì, partirei da Ospina e questo, diciamo, presunto dualismo, perché comunque a vederli in campo prima della partita e durante gli allenamenti, per quel poco che possiamo vedere dai social, sembrano veramente due fratelli, e non può far che bene a un portiere come Meret, che sta pian piano acquisendo sicurezza, no? Perché non sta giocando spessissimo, non può far che bene a Meret uno come Ospina, cioè un portiere esperto che magari può passare anche un po' della sua esperienza. Quindi anche se Ospina dovesse andare via, abbiamo un Meret pronto che anche quest'anno secondo me ha le sue chance per dimostrare di che pasta è fatto. Poi per quanto riguarda Fabian Ruiz sono d'accordo con Monia, però va detto anche questo, che se l'anno scorso Gattuso avesse avuto uno come Anguissa, probabilmente avrebbe visto anche lui il miglior Fabian Ruiz. Perché con un giocatore così come Bakayoko, che era deputato, diciamo, a rimanere un po' più indietro, ma era lento in fase di copertura, anche Fabian Ruiz purtroppo ha denotato i suoi limiti di corsa, di dinamicità. Invece quest'anno è molto più sereno, può dedicarsi a quello che
a lui piace di più, cioè toccare la palla, accarezzarla, coccolarla prima di darla via, e tanto è tranquillo e sereno che abbiamo una fase difensiva abbastanza insomma, notevole rispetto a quello che si è visto gli anni scorsi. E per quanto riguarda invece uomini spogliatoio, io penso che i due o tre leader dello spogliatoio abbiano fatto un patto, e così come Spalletti abbia reso importanti tutti i calciatori e farli rendere al meglio, no? Perché dice voi siete tutti importanti, allo stesso modo credo, perché le dinamiche dello spogliatoio le conosco, quei due o tre che guidano fanno sì che tutti gli altri seguano e che anche gli altri diventano leader a loro modo, così come si è visto il Di Lorenzo con Politano abbracciarsi e dare un bellissimo input a tutta la curva quando hanno esultato per una palla gol sventata e messa in fallo laterale conquistata, così anche gli altri a loro modo sono dei leader, perché in campo devono dimostrare quella mentalità che tutta la piazza ormai gli chiede, perché quest'anno dovrebbe finalmente sfociare in qualcosa di positivo, perlomeno dal patto che hanno fatto. Ok, Roberta, c'è. Chi è che è caduto? È caduto Zaccone, è caduto il telefono e secondo me lo abbiamo quasi perso. Secondo me dobbiamo fare una colletta, si è rotto il telefono. Allora, prima di andare all'ultima mini domanda, perché è brevissimo, mini argomento. Abbiamo sforato i tempi stasera, siamo oltre le due ore. No, ce l'ho io, 1 minuto e 50, 10 minuti, tutto per chiudere. Allora, innanzitutto non ho capito che cosa vuole, ma sono 4 anni che prende, non lo evidenzia nessuno, a chi si riferisce non lo so. Vabbè. Forse si riferisce a Bula. Ah, ho capito, vabbè. Allora, mentre l'ultima, ecco, Maurizio è tornato, eccolo qui. Maurizio, già ti davano per... Maurizio, oggi abbiamo i telefoni che cadono, pure a me cadono. È una certa resistenza il telefono. Allora, in batteria, allora... quindi sto per lasciarvi, non so quanto dura ancora. Infatti ho detto, dobbiamo stringere. No, abbiamo temuto per te, abbiamo temuto. No, allora... sono caduto e mi sono rialzato, da buon napoletano. Alla Ospina. Sentite, è l'ultimo argomento, visto che argomento, se vogliamo dare una breve risposta a Marotta, vedete voi, insomma. Marotta, io devo togliere gli occhiali. Allora, aspetta, non ho messo ancora in sovraimpressione. Beppe Marotta, al Festival dello Sport di Trento, dice crediamo nello scudetto l'Inter, crediamo nello scudetto numero 20 e faremo del tutto per arrivarci. Le potenziali rivali per lo scudetto, mi è chiesto, rispetto il Napoli che sta facendo un grande percorso, ma le preoccupazioni maggiori te le danno sempre le squadre con una consolidata cultura vincente, quindi Juventus e Milan. Allora chiedo a voi se siete d'accordo o non siete d'accordo su quanto ha detto Marotta. Ma Marotta ha detto hanno una mentalità vincente. Le parole sono state queste, giusto? Sì, cioè, Don Marotta ha detto praticamente che il Napoli non ha quella cultura della vittoria, per forza. Cioè, noi diciamo che 3 anni fa ci eravamo arrivati vicino, questa cultura che loro hanno ce l'hanno tolta, quindi no, non ce l'abbiamo la cultura del vincere. Quindi ha ragione Marotta? E se quella è la cultura, noi non ce l'abbiamo. Va bene. Allora, ti ringrazio per avermi riportato le parole di Marotta, perché non le conoscevo prima di adesso, però era più o meno quello che si diceva prima, no? Che per questo motivo qua, no? Gli allenatori, gli ex calciatori parlano che poi a vincere sono sempre le stesse, perché hanno quella mentalità, quel DNA, quel tutto un apparato intorno che fa in modo che insomma la squadra poi e tutto l'ambiente siano più mentalizzati. Noi non ci dobbiamo troppo distrarre, il Napoli è primo, vogliamo i titoloni, noi ci dobbiamo concentrare sul campo e cercare di far rete, cioè tutti insieme dobbiamo perseguire l'obiettivo, essere meno evanescenti fuori dal campo, fare meno polemiche e cercare di dare serenità alla squadra. Se Insigne fa un gestino che non a qualcuno fa storcere il naso, Mario Rui fa la faccia che a me per esempio dà un po' fastidio quando si arrabbia in mezzo al campo ma non dà l'aiuto al compagno, dobbiamo cercare di queste cose di
renderle un pochettino meno evidenti e cercare di nascondere, se c'è un po' di polvere sotto il tappeto, far finta di niente e andare avanti così. L'unico modo è questo, dobbiamo essere un po' più mentalizzati rispetto agli altri. Bene, allora prima che cada di nuovo il cellulare di Maurizio, chiedo a Maurizio se è concorda con quanto detto. È un'opinione di Marotta che rispetto, non mi stupisce, non teme il Napoli in effetti non ha mai vinto, oddio, avrebbe vinto 3 anni fa e non è certo stato un problema di cultura se il Napoli non ha vinto, ma è stato un problema di illegalità pura, perché il Napoli ha fatto quello che doveva fare per vincere. Ma a parte questo dettaglio, ci sta tutto che a me suona quasi come una missione, di una confessione, quella di dire io temo sempre le solite squadre indipendentemente dalla bravura, e lascia sinceramente pensare a tutt'altro. Però ad ogni modo è una sua legittima opinione, ma per me va anche bene, voglio dire, io sono felicissimo che Napoli non venga tenuto in considerazione, viene da un quinto posto e Maurizio, ma diciamo così che anche gli altri hanno voluto che il Napoli non si acculturasse, ma questa è sempre un'opinione quella, perché il Napoli, una squadra vincente, il Napoli di 3 anni fa era culturalmente a quanto pare più che preparato. Quindi ha fatto 91 punti, avrebbe vinto 22 degli ultimi 25 campionati, quindi fece quello che si doveva fare per vincere uno scudetto. Quindi la storia ci racconterà di un palmarès diverso, ma chi l'ha vissuta però sa bene che cosa è successo quell'anno. Quindi parlare di problemi di cultura, ma la cultura, come parlavamo, non mi ricordo chi diceva prima, e dava fastidio il discorso di Meretz, dei giocatori che devono crescere, Walter, giustamente. E infatti, una squadra che è forte, basta. Cioè, non, ma quale cultura? Ma chi la deve dare questa cultura? Che forte, forte. I giocatori forti sono forti, gli allenatori bravi. La rosa del Napoli non ha mai avuto la profondità e lo spessore di altri. E non ha avuto nemmeno i giochi a favore. Non ha mai nemmeno avuto... il tappeto rosso concesso alla Juventus in 9 anni, questa è la pura e semplice verità. Quindi il Napoli ha meno armi degli avversari, gli rende al 101% per essere competitiva, gli è capitato di esserlo in un paio di occasioni, le altre volte no. Quindi che il Marotta non ci tema, e l'Inter è la favorita per lo scudetto, certo, il campione d'Italia deve essere la favorita e si deve portare il peso di favorita dello scudetto fino all'ultimo. Ma stiamo camminando talmente bene, senza questi fari accesi. Cioè, vi prego, godiamocela in questo senso. Bene, chiudiamo con il parere. Vabbè, Roberto, volevi intervenire? Pronto. Vai, Walter, diamo la parola a Walter. Chiaramente è un'opinione di Marotta che lascia il tempo che trova, in quanto opinione è opinabile, lui la pensa così, va a fare i suoi. Quindi con la speranza che il Napoli possa studiare, allora, lasciamoli parlare, poi sarà il campo a decidere chi avrà la cultura. Va bene, signori, abbiamo chiuso, è stata una puntata breve. Andremo tutti a studiare a Perugia. A Perugia, sì. Ecco, darsi che troveremo lì la cultura del vincere. Appunto, va bene. Dicevo, è stata una puntata, vi ringrazio, una puntata interessante, anche se ci siamo confrontati abbastanza. Se non bene, dice che hai detto breve. Breve puntata, normalmente siamo stati lunghi più del solito. È stato ironica il mio. Le altre puntate quanto durano? Non durano 4 ore, tranquillo, un'ora e mezza, 1:40 al massimo. Ci siamo diciamo confrontati su delle tematiche, alcune molto scottanti, altre meno. E questo è l'importante, che sia stato un dibattito costruttivo, un dibattito che abbia potuto interessare anche chi ci ascolta. Dopo passo la parola a Roberta, però intanto saluto io, ringrazio Moni Alloggio
per questa partecipazione, le faccio i complimenti per la sua, complimenti, gli auguri per la sua carriera di presentatrice televisiva, va per la maggiore attualmente, va per la, e sta presentando diversi programmi molto interessanti, quindi è brava e grazie, ripeto, grazie per aver partecipato, Monia. Grazie a te Vincenzo per l'invito, grazie davvero tanto, un saluto a tutti. Grazie a Maurizio Zaccone che ancora una volta è stato con noi, ci ha arricchito con i suoi pareri questa trasmissione. Quindi grazie Maurizio. Grazie a tutti voi. Ringrazio Freddy. Grazie Vincenzo, grazie a tutti, un saluto. Alla prossima. Il profeta me lo tengo calmo, tranquillo, per ultimo, insomma lo ringrazio, cioè, non lo ringrazio perché non mi ha fatto ancora vincere niente, io l'ho detto l'altra puntata, io gioco tutti i numeri che mi dà, li gioco, però non vinco mai niente. Primo estratto 24 sulla ruota di Napoli. La profezia è uscita all'ultimo minuto, criptata. Andate in pace, fratelli. Grazie. Allora, devo ricordarvi che questa trasmissione andrà in onda indifferita domani sulla... domani sera sul Digitale Terrestre, Nuvola TV, canale 589. Io ringrazio tutti. Ci vediamo la prossima settimana. Forza Napoli, sempre, chiaramente. Sempre. Forza Napoli. Sempre. Ciao a tutti. Napoli, ciao. A tutti, ciao. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione, significa libertà di espressione di pensiero con rispetto, ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte tutto con il cuore, dov'era Dani? Parte lo cuore, ogni cosa. Parte lo cuore, ogni cosa. Chi tena troppo e chi niente. Che sta gente se lamenta, però se io vero ci pienso, tu non dai mai niente, e parola se porto niente, si sa parla e non sa fa mai niente, c'è rimasta troppo poco tempo, pace salva. Ci danno poche ricchezze, a chi non può magna. Costruimmo una strada per camminare. E si lo cagno con le cagna tu. E si lo cagno con le cagna tu. E si lo cagno con le cagna tu. Guaggio. E si lo cagno con le cagna tu. E si lo cagno con le cagna tu. E si lo cagno con le cagna tu. Guaglio. E volte fra, o sai che è un dogma, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, credo ma la partita, chi sai e chi scende, e chi sa la voglia, chi carica e fogna, e un famo che corra, chi tene palazza, e a chi c'ha brucio mazza. Certi facci innocendo, suoi meglio fatiente, la curtella alle spalle, senza curtella, che sta stipo sempre, non è mai contenta, chi la dà stipo sempre, ma anche contenta. Non è mai contenta. E pazziamo, sta volando sto tempo, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, metterà su tuo calore. Chi vince e chi perde, che sia vera vittoria, non suoi soldi e mia gloria, frate arabo cora. Che sia vera vittoria, non suoi soldi e mia gloria, o sento calore, parte.
parte del cuore, parte del cuore, parte del cuore, ogni cosa. Parte del cuore, parte del cuore, parte del cuore. E si vogagno munde cagna tu, e si vogagno munde cagna tu, e si vogagno munde cagna tu, guaio. E si vogagno munde cagna tu, e si vogagno munde cagna tu, e si vogagno munde cagna tu, guaio. Tu ci pensi tu, se tutto quando era presso in cuore, se cagnasse sto mondo con un poco d'amor. E si vogagno munde cagna tu, guaio.